ma dopo diversi mesi di didattica a distanza, penso lo sappiate tutti, casomai rilevaste dei problemi di connessione alla vostra rete, è sempre buona prassi eventualmente spegnere la videocamera, così allentiamo il peso sulla rete. Dunque, comincio con i saluti dell'Istituto Comprensivo di Ari Casoli, che sono qui a rappresentare come prima collaboratrice del dirigente. È sicuramente stato, lo sappiamo tutti, un anno estremamente difficile, in cui sono accadute una serie di cose del tutto impreviste, come entità, ma anche come peso psicologico e emotivo, che è ricaduto in forma molto molto significativa sulla scuola e sulla famiglia, che sono, non a caso, i due ambiti su cui lavoriamo da tanto tempo con la pedagogia dei genitori. Questa situazione di emergenza, sono sicura che verrà fuori da questo seminario, ha messo in luce anche molti dei punti forti della pedagogia, rinsaldato per certi aspetti con un'accelerazione enorme il rapporto tra la famiglia e la scuola, consentito uno scambio di competenze che noi avevamo sempre sperimentato nei gruppi di narrazione, ma che in qualche forma si è estesa in questa necessità della scuola di uscire dalle aule e di entrare nelle case. E allora il ruolo educativo da entrambe le parti è diventato davvero il fulcro della possibilità di educare in questa condizione di emergenza. Io faccio i saluti da parte del nostro dirigente Oscar Maroni. Semplicemente faccio un quadro molto rapido di ciò che è avvenuto in quest'anno, che è stato un anno importante. Poi passerei la parola a Tiziana Catenazzo per i saluti dell'Istituto Comprensivo del Peiron, e poi anche a Daniela Truffo per gli aggiornamenti doverosi rispetto allo stato dei lavori della nostra pedagogia dei genitori. Allora, provo rapidamente a condividere il mio schermo con voi per dire molto rapidamente i punti ai quali è arrivata in quest'anno, quindi le, diciamo, non direi novità, ma il punto di arrivo di un lungo lavoro che abbiamo ottenuto in quest'anno. Arrivo subito, datemi solo un attimo. Come sapete, i tempi non sono sempre immediati. Allora, che cosa è successo in questo strano anno scolastico 2019-2020? Comincio prima di condividere, frattanto che tutto si attivi. Allora, intanto è stato ridefinito l'accordo di rete. Non ci sono state delle variazioni sostanziali, ma la ridefinizione dell'accordo di rete sancisce ancora una volta di più l'importanza che per tutti gli istituti che partecipano a questa metodologia, la pedagogia dei genitori ha per noi. L'aspetto molto significativo, invece, è il fatto che dall'ufficio, nel mese di novembre, l'ufficio scolastico regionale ha presentato al Ministero, quindi noi siamo stati, diciamo, tramite, tutto il dossier relativo alla pedagogia dei genitori, per un riconoscimento di questa metodologia come progetto da estendere a livello nazionale. L'idea è quella di un metodo, una metodologia che è un efficace mezzo al contrasto alla dispersione scolastica. Non abbiamo chiaramente ancora avuto notizie degli esiti della procedura, però sappiamo che è in corso. E quindi aspettiamo ragguagli. Il sito della scuola, in questo caso sul sito dell'Istituto Comprensivo Via Ricasoli di Torino, trovate il link per accedere a tutti i contenuti relativi
alla pedagogia dei genitori. In particolare c'è una parte del nostro sito, accessibile chiaramente, dedicata alla rete con i nostri occhi e alla pedagogia dei genitori. Qui trovate tutta una serie di link anche ad altri punti in cui potete trovare notizie sulla pedagogia e l'aggiornamento continuo di articoli e studi su questo aspetto. Altre cose molto rapide, all'interno del nostro istituto comprensivo abbiamo attivato in questo periodo di distanza forzata fisica dagli studenti diversi progetti che abbiamo denominato Fare Comunità. Questo ve lo presento non per dire come siamo stati bravi, che bello, ma perché questi progetti sono stati l'esito naturale di un lungo lavoro di legame con le famiglie, dovuto anche e molto alla pedagogia dei genitori. L'esigenza di non perdere il contatto non solo con gli allievi, ma con le famiglie è stata avvertita immediatamente in tutti gli ordini di scuola. Noi abbiamo due scuole dell'infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Come abbiamo fatto? Chiaramente le lezioni online, eccetera, però anche dei giochi, possiamo metterla così, delle attività, quindi la sfida di arte, provate con una fotografia a riprodurre un dipinto famoso, oppure all'inizio siamo partiti con disegni di arcobaleno con la scritta "Andrà tutto bene", prodotti da tutti gli allievi e fotografati e mandati alla scuola perché venissero pubblicati sul sito. Un quiz che è piaciuto tantissimo sono stati i bimbi, in cui bisognava individuare gli insegnanti partendo da una foto fatta da bambini. È stato veramente molto partecipato e divertito tutti gli studenti e le loro famiglie. E poi l'ultima parte, quella finale di marzo, della parte di maggio, quindi siamo partiti a marzo, abbiamo finito adesso con la conclusione della scuola, una serie di fotografie di didattica a distanza, di vissuti. Ci sono anche fotografie dei traslochi fatti all'interno delle aule per approntare la scuola al prossimo anno scolastico. Ultimissime cose, abbiamo all'interno della nostra scuola un progetto, che è un progetto in Piemonte molto importante, Provaci Ancora SEM. È un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo, che quest'anno ha compiuto 31 anni, ed è un progetto per la lotta alla dispersione scolastica. Quindi lavora sulle scuole primarie, quarta e quinta elementare, secondarie di primo grado e i CPIA. È un'attività enorme, trovate informazioni, casomai non le aveste, su questo progetto. Perché lo abbiamo citato? Perché gli educatori del Provaci Ancora SEM nella nostra scuola da diverso tempo partecipano ai gruppi di narrazione e in questa situazione, in questo contesto, il sodalizio naturale, fisiologico, tra il Provaci Ancora SEM e la pedagogia dei genitori è stato davvero istintivo. Qui abbiamo diversi passaggi dei gruppi di narrazione con i genitori. Questi erano stati fatti a dicembre, erano presenti gli educatori nelle classi in cui è attivo il progetto Provaci Ancora SEM, a fianco agli insegnanti e ai genitori. Qui avete alcune delle cose dette dai genitori dei nostri ragazzi. L'altra parte che ci tengo, non voglio rubare tempo agli altri, quindi non leggo nel dettaglio le testimonianze, perché le slide saranno comunque a vostra disposizione. La parte interessante è stata, come sempre, il passaggio dalle quinte alle prime medie, quindi il passaggio di consegne, di continuità, attraverso una carta d'identità prodotta dagli allievi, ma anche dai genitori, come modalità per presentarsi agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado.
E questo lo abbiamo fatto anche in questo momento, direi soprattutto in questo momento in cui il passaggio dalle quinte alle prime medie è stato vissuto dalle famiglie giustamente con molta ansia, e i termini per il saluto finale dopo 5 anni insieme sono stati sempre molto difficili. Ultime battute per questo aspetto. Abbiamo fatto quindi tutto questo lavoro. Qui abbiamo messo una testimonianza di una mamma di un allievo che si chiama Filippo, che ha detto: abbiamo un po' imparato tutti a vivere una situazione difficile, condividendo ansie e paure e cercando di aiutare i nostri figli ad affrontare una scuola virtuale e in qualche modo sconosciuta a tutti nelle modalità. Credo che la pedagogia sia stata utile più che mai e abbia appianato le differenze tra le varie famiglie. Questo aspetto ci interessa moltissimo. Siamo tutti lavoratori della scuola, sappiamo che le differenze tra le varie famiglie sono state inasprite dalla didattica a distanza. La pedagogia dei genitori era una possibilità concreta di risolvere e appianare le differenze. È bello vedere che anche le famiglie abbiano colto questo aspetto. Abbiamo fatto anche degli incontri online di pedagogia dei genitori, perché abbiamo avvertito la necessità nella lontananza fisica di un rapporto con le famiglie. Era un non detto, ma la richiesta era molto forte, tant'è che i genitori hanno partecipato e hanno trovato modo di riuscire a condividere quello che hanno vissuto. E quindi ancora di più ribadiamo l'importanza di questa metodologia nel rapporto tra le famiglie e la scuola. Non vi tedio oltre, nel senso che voglio lasciare spazio agli altri e alle altre persone. Lascerei subito la parola alla dirigente, a Tiziana Catenazzo, per i saluti anche dell'Istituto Comprensivo. Ti ringrazio molto, mi sentite, vero? Sentiamo, sentiamo. Ok. Ho avuto problemi purtroppo fino a poco tempo fa. Io sono onorata di partecipare a questo seminario e in qualche modo di introdurlo con un brevissimo saluto, che però sarà assolutamente indegno perché non puntuale come potrebbero fare le mie docenti, che sono anche presenti, Marilena Calonego e Simona d'Aquino, perché loro la pedagogia dei genitori la fanno, sperimentano con successo. Per me è moltissimo dire. Spero che non ci siano momenti di difficoltà, che la pedagogia dei genitori ci è servita moltissimo anche per la scuola in ospedale. E in questo periodo qui, voi lo potete immaginare, ma è assolutamente banale constatarlo anche nel quotidiano, rispetto alle situazioni di malattia che comportano isolamento, ci sono evidentemente tante difficoltà e tanti vissuti, il primo dei quali che mi viene in mente ora è sicuramente quello legato alla regressione. E questo periodo, secondo me, ha comportato in tutti noi, anche in condizioni di normalità e di salute, insomma, sentimenti di, è comunque una forte, fortissima riflessione causata evidentemente da questa disconnessione forzata, anche se poi in qualche modo recuperata attraverso la didattica a distanza, eccetera. Ma le prime settimane sono state, secondo me, se non angosciose, comunque molto, molto preoccupanti, molto difficili. E questo ci ha veramente allineato molto, anche insomma, rispetto alla presa in carico delle classi tradizionali, evidentemente, con le situazioni che giornalmente vivono i ragazzi ricoverati in corsia. Allora, questo parallelismo di ritrovarci da un lato, evidentemente, a continuare la didattica a distanza, però, perché siamo stati allontanati anche dalle corsie come docenti,
con i bambini in ospedale e dall'altra parte, insomma, prenderci cura in maniera comunque diversa, una cura e una presa in carico educativa, evidentemente, dei nostri ragazzini, comunque isolati a casa e comunque alle prese con un apprendimento sicuramente significativo e insomma, in qualche modo più esperienziale rispetto alla malattia, a dei contesti di malattia, a continue notizie di malattie che arrivavano attraverso i social, la televisione, la radio, eccetera. Quindi hanno dovuto comunque prenderne atto in maniera con un impatto sicuramente significativo e diverso, perché non nascondiamoci che la malattia insomma, è sempre in qualche modo ancora un tabù, no? Ancora per noi riusciamo a parlarne male, cerchiamo di nasconderla in qualche modo, soprattutto i più piccoli. Invece, i più piccoli hanno dovuto anche loro crescere in fretta rispetto a questa situazione qui. Hanno dovuto prenderne atto, esserne messi a conoscenza evidentemente dalle loro figure di riferimento, ma comunque all'interno di un contesto di disconnessione dalla classe. E quello che è mancato tanto è stata anche la presa in carico, no? Cioè una presa in carico totale rivisitata da parte dei docenti che hanno dovuto appunto ridefinire tutte le loro pratiche per non disconnettere i loro ragazzi. La diciamo così semplicemente, adesso all'interno dei gruppi di lavoro tecnici ne stanno sicuramente ancora parlando, no? Abbiamo fatto questionari su questionari, eccetera, per verificare più da vicino e più approfonditamente determinate situazioni e per anche rilevare, no? Le difficoltà, il disagio, eccetera. Però sicuramente questi sentimenti di disconnessione sono stati alla pari con il contesto che noi, nel quale noi lavoriamo e del quale noi ci prendiamo cura tutti i giorni. Allora, per me, che sono dirigente della scuola Peyron e quindi dirigente anche della scuola che è capofila a livello regionale e anche capofila a livello nazionale, perché abbiamo una rete che di pari passo a questa nostra della pedagogia dei genitori allinea tutte le situazioni regionali di scuola in ospedale, evidentemente a me è venuto assolutamente naturale mettere insieme le due cose. E quindi ringrazio tantissimo Rizzero Zucchi perché ha fatto veramente da tramite rispetto a dei percorsi che sono di formazione che sono nati nel giro di 2 o 3 giorni per formare meglio i docenti a fare didattica a distanza in contesti di malattia. Perché voi potete immaginare, ad esempio, che da un lato i ragazzini ricoverati magari fino al giorno prima nei reparti di pediatria sono stati dismessi quando le loro condizioni di salute lo permettevano, perché anche gli ospedali si sono velocemente trasformati. Dall'altra parte, invece, evidentemente i ragazzini delle nostre classi tradizionali hanno dovuto fare, insomma, i conti con una situazione e di malattia e di isolamento assolutamente inedita. E quindi le due cose insieme si sono reciprocamente raccontate, contaminate, insomma, sono state delle esperienze che secondo me sono state valorizzate al massimo, ma perché insieme. Quindi si è creata una sorta di squadra rivisitata, ampliata, che si è rivelata assolutamente efficace per lavorare di nuovo, evidentemente, io detesto gli avverbi, ma qui mi sembrano assolutamente d'obbligo, evidentemente lavorare sulle diseguaglianze, perché le scuole si sono visti slacciati all'improvviso i ragazzini con i quali noi abbiamo lavorato, magari fino a poco tempo prima, proprio per tenerli agganciati alla scuola, i ragazzini con tantissime difficoltà. Ebbene, abbiamo dovuto fare degli sforzi sovrumani per tenerli agganciati, per insomma, rimotivarli, dare loro una didattica innovativa, comunque diversa, che fosse più efficace, no? Rispetto alle loro richieste, ai loro bisogni, eccetera. Abbiamo dovuto riformulare da capo il fabbisogno, non soltanto dei bambini, ma delle famiglie. Ed ecco qui la pedagogia dei genitori. Quando dall'altra parte, per l'ospedale, si continuava evidentemente a parlare di umanizzazione della scuola in ospedale, di nuovo, e umanizzazione delle cure mediche. Adesso che cosa dobbiamo fare? Ci stiamo impegnando tantissimo, ancora ieri sera fino alle 9 di sera in consiglio d'istituto, per
progettare il rientro, che deve essere il più sereno possibile e quant'altro. Ma per riprogettare il rientro e che sia un rientro sostenibile, diciamocelo, insomma, rispetto a tutte queste incertezze e contraddizioni continue che ci arrivano dall'alto, di che cosa si parla? Di patto di collaborazione. Che cos'è il patto di collaborazione con le famiglie se non altro che la pedagogia dei genitori? E noi lo sappiamo, non c'è un patto che si rispetti se non c'è effettivamente reciprocità. Questa reciprocità di ascoltare l'altro e quindi di zittirsi finalmente per ascoltarlo vuol dire che non c'è nessuna delle parti che vuole, desidera prevaricare, che c'è un ascolto corretto, effettivo, che viene riconosciuto e valorizzato. Quindi adesso io veramente mi taccio come la collega vicepreside, vi ringrazio però evidentemente tantissimo, e per questo che mi, insomma, sono particolarmente onorata non soltanto di essere chiamata a testimoniare per un'altra volta quanto mi stia a cuore la pedagogia dei genitori, ma anche quanto mi stiano a cuore le docenti che lo fanno, no? Che la fanno, perché ci credo tantissimo e perché credo nei risultati che dà la pedagogia dei genitori. E naturalmente riesco anche a spiegarvi anche qui la presenza delle docenti iscritte al master di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare, per il quale mi onoro di avere come relatori Rizzero Zucchi e Augusta Moletto. Insomma, gruppi di narrazione. Io devo dirvelo, vi partecipo sempre molto volentieri. Quando poi ci sono anche le mie docenti a parlare, per me è veramente una gioia enorme. In questo caso ringrazio anche le docenti iscritte al master che oggi hanno accettato di seguire questo seminario, di attrezzare insomma la loro cassetta degli attrezzi con un ulteriore strumento che è sicuramente spendibile, non soltanto in corsia e a casa per l'istruzione domiciliare, ma a scuola, nel quotidiano. Quindi davvero auguro a tutti un ottimissimo lavoro e tanta tanta vicinanza, soprattutto in questo periodo. Grazie. Ringrazio Tiziana Catenazzo per le sue parole. Adesso passerei subito la parola a Daniela Truffo per l'aggiornamento come CESEDI. Buongiorno a tutti, io appunto lavoro al Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino e diciamo che quest'anno è partito normale, poi ha avuto un'evoluzione un po' particolare, però siamo riusciti lo stesso, voi a scuola e noi come diciamo soggetto partner, ad avere almeno un minimo di continuità, nel senso che ci sono stati dei documenti formativi di Rizzero Zucchi e Augusta Moletto, che abbiamo trovato modo adesso di fare questo seminario, che è stato un po' controverso all'inizio, ma lo facciamo, magari anche la data, insomma, per cercare di far partecipare un po' tutti, anche quelli che avevano gli esami, quindi delle scuole superiori. Però mi sembra che il risultato sia più soddisfacente, interessante, ci sono anche altre realtà nazionali di pedagogia dei genitori che intervengono, che sono molto importanti, che possono portare appunto diciamo delle idee anche nuove alla rete. Diciamo che il prossimo anno ripartirà sicuramente, bisogna capire anche lì, noi siamo in attesa di capire come proseguire, perché all'inizio forse ci sarà di nuovo qualche problema in presenza, torneremo forse più avanti, in qualche maniera però questa didattica a distanza, questa formazione a distanza ci consente almeno di fare questo seminario, che sennò sarebbe stato praticamente impossibile. Quindi io intanto vi ringrazio e vi do appuntamento appunto al prossimo anno. Vi ringrazio anche della documentazione molto, molto interessante che avete mandato, le narrazioni fatte con i genitori a distanza e anche tutte le vostre considerazioni che ancora possiamo raccogliere io e Giulia Deiro, dalla persona che si occupa con me della raccolta della documentazione, e che sicuramente faremo in qualche maniera confluire in un librettino, come sempre. Vi ringrazio molto, buona giornata. Bene, adesso io sono personalmente molto onorata e mi accingo ad ascoltare col solito piacere che mi provoca l'ascolto dei suoi interventi, Domenico Chiesa, per il primo dei nostri due interventi. Buona mattina. Io devo dire che sono facilitato anche nel tempo perché una parte non piccola delle cose che avevo programmato sono state dette
molto bene da Maria Zincato, da Tiziana Catenazzo e da Daniela Truffo, insomma. Quindi mi collego e semplicemente riprendo e ripeto alcune cose. Prima faccio mente locale. Dove ci troviamo? Siamo schiacciati tutti su un video, a due dimensioni, insomma. È una situazione indubbiamente molto particolare e io penso che dobbiamo fare lo sforzo. Io l'ho sempre fatto in questi mesi, quando mi sono trovato in queste condizioni, e devo dire più volte al giorno ho avuto questa opportunità, perché è anche un'opportunità, altrimenti non ci sarebbe stato niente, quindi va benissimo. Bisogna secondo me fare proprio il possibile per comunque riconoscerci sempre come persone a tutto tondo, cioè ci vediamo schiacciate di sopra, però insomma siamo a tre dimensioni e non siamo riducibili ad una dimensione sola. Quindi vi propongo proprio quello, anche questa mattina viviamolo così, insomma, come se fossimo insieme, sostanzialmente lo siamo per tanti motivi. Allora, faccio anch'io un qualche ragionamento su questi quattro mesi, perché non è possibile fare nessun ragionamento se non collegandolo a questi, sono proprio quattro mesi giusti, sono fine di febbraio, fine di giugno, insomma, quindi proprio metà dell'anno, insomma, è andata in questa dimensione. Io penso che siano quattro mesi che non sono da dimenticare, ma direi sono da superare. Cioè, bisogna in qualche modo attrezzarsi, insomma, per cominciare un percorso che non sarà breve, perché non sono in qualche modo, non sono finiti questi altri. Ci sono minacce ancora in giro, insomma, che possano riprendere, quindi possiamo pensare di aver chiuso un'esperienza, ma è indubbio che è un'esperienza che, a mio parere, dobbiamo cercare di superare, non da dimenticare. Io personalmente sono particolarmente affaticato da questi mesi, insomma, penso che tutti voi lo siate, insomma, in qualsiasi veste siate presenti, come genitori, come insegnanti, o come genitori e insegnanti insieme, e quindi questa fatica, secondo me, ce la portiamo dietro, ma non deve farci perdere la lucidità. Se mi permettete, comincio usando un'immagine. E possiamo pensare a ciò che abbiamo vissuto, a ciò che stiamo vivendo, soprattutto adesso che siamo in una fase di passaggio, ad una specie di naufragio. Ci siamo trovati tutti sulla stessa zattera e volevamo tutti arrivare ad una riva di terraferma. Non so se ci siamo già arrivati, se quella che vediamo è la terraferma o un'altra illusione, quindi se i tempi saranno ancora più lunghi. Ma non fatto, questa zattera era la nostra casa. Questa è stata la caratteristica. Eravamo tutti nella nostra casa. E in questa casa avevamo stipato tutto il nostro mondo, sia il mondo privato e sia il mondo pubblico. Cosa veramente da dar di testa, se uno ci pensa, perché sono due dimensioni che noi siamo abituati a vivere disgiunte, invece qui siamo stati obbligati a vivere insieme. E tra l'altro non eravamo vicini fisicamente con le altre persone, con le altre case, però eravamo fortemente vicini nella stessa condizione, l'ha detto poco fa Tiziana Catenazzo, insomma, cioè abbiamo dovuto condividere le stesse paure, gli stessi rischi, le stesse difficoltà, e abbiamo scoperto che ognuno era portatore di queste paure e difficoltà e le abbiamo messe in comune, insegnanti e genitori, insegnanti e ragazzi, insomma. Quindi c'è stato in qualche modo un mescolamento di atteggiamenti che ovviamente va letto con molta attenzione. Per alcuni versi, questo è pericoloso, c'è stato anche del fascino. Il fascino del gruppo, dello stare insieme, del poter lavorare in pigiama, sul divano, in compagnia del proprio gatto, anche le pubblicità hanno enfatizzato questa dimensione, e con i familiari, cosa più importante, con i familiari vicini con cui si condivideva, ripeto, il privato e il pubblico, cosa che non si fa. Io insisto, è una situazione da superare, senza cadere nelle suggestioni, senza cadere nemmeno nella nostalgia, insomma. È da superare, ma da non dimenticare, da analizzare, da capire. Io vi propongo, appunto, prima di arrivare alla parola, ma è già dentro questa parola, perché tutto quello che dico ha come filo conduttore il riconoscersi, proprio questa dimensione del riconoscersi tra persone diverse, tra persone della stessa famiglia, anche, ma che magari si produce una conoscenza nuova. Ecco, io parlo che ci siano due cose importanti da fare, ve le propongo. Prima, iniziare un bilancio delle cose positive che comunque sono state fatte in questi quattro mesi. Sono stati quattro mesi in cui abbiamo retto comunque, siamo usciti stressati, qualcuno
ma dallo psicanalista, però comunque sia siamo usciti da questa cosa e tutti qui presenti siamo pimpanti e ci aspettiamo un'estate in presenza, ma comunque siamo vivi. E perché abbiamo fatto delle cose positive, siamo detto che abbiamo fatto delle cose positive, abbiamo retto questi 4 mesi e dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi di essere riusciti a farlo. Penso che anche la pedagogia dei genitori abbia dato un contributo non piccolo a questo obiettivo. Seconda cosa importante che dobbiamo affrontare è il fatto che dobbiamo fare tesoro delle cose viste che prima per disattenzione non vedevamo. Io penso che questa sia stata un po' abbiamo visto tante cose che prima non vedevamo, erano sotto gli occhi, non è che non ci fosse, erano sotto i nostri occhi, ma non le vedevamo, non le notavamo, ci sfuggivano. E allora prova a vedere, insomma, qual è l'elemento di bilancio. Primo è che siamo riusciti a mantenere, anche se non in tutte le condizioni, anche non in tutte le situazioni, penso che un terzo almeno di ragazzi non abbiano avuto la parità di opportunità che hanno avuto gli altri, quindi questa è una cosa non dimenticare. Forse anche solo un ragazzo che abbiamo perso è stato un ragazzo in più che abbiamo perso, anche perché poi i ragazzi persi in genere, non sempre, ma in genere erano quelli che erano già più in difficoltà prima, quindi abbiamo sostanzialmente aumentato queste differenze, queste disuguaglianze. Però siamo riusciti a mantenere i legami tra i ragazzi, gli insegnanti più bravi non hanno fatto lezione solo loro verso i ragazzi, ma anche costruito dei gruppi tra i ragazzi, hanno fatto anche crescere la modalità e la capacità dei ragazzi di usare i social. Mi diceva un collega l'altro giorno che ha scoperto che i ragazzi usavano male i social e tutto sommato invece loro sono riusciti a far crescere la loro capacità di relazionarsi tra di loro. Siamo riusciti in certi casi a mantenere comunque la relazione tra i ragazzi e gli insegnanti e siamo riusciti a mantenere anche la relazione tra i ragazzi e la cultura. Qualche ragazzo a un certo punto diceva: sono stufo, prof, mi dia un libro da leggere, mi dia qualcosa che mi impegni, che io non ce la faccio più, bisogna, ecco, certo, qualcosa che ti impegni è ancora interessante, importante per la tua vita, non può essere una stupidaggine da imparare a memoria, però esiste questa dimensione. E poi il secondo aspetto del bilancio è che è indubbio che c'è stata un'esperienza di collaborazione insegnanti e genitori incredibile. Sto pensando soprattutto alle scuole per i piccoli e i piccolissimi. L'insegnante non poteva intercettare i bambini se non attraverso i genitori. Quindi c'è stato un obbligo, una necessità. Ecco, di necessità abbiamo fatto in qualche modo anche un valore, io devo dire, perché molte di queste cose non si sono ridotte alla necessità, ma sono state una scoperta di collaborazione effettivamente virtuosa. No? È già stato detto, io lo ribadisco. La seconda parte che volevo sottolineare è la lente di ingrandimento, cosa abbiamo visto, no? E quindi le cose che abbiamo visto non dobbiamo dimenticarle, dobbiamo invece portarle nel ritorno alla scuola. Noi dobbiamo ritornare alla scuola in presenza, sul serio, pienamente, magari potrà essere integrata ancora con dei momenti a distanza, ma è indubbio che la presenza è fondamentale. Noi siamo vissuti un po' di rendita in questi 4 mesi, tutti dicono che hanno lavorato meglio con le classi seconde, terze, quarte e quinte che non con le classi prime, perché c'era un rapporto più già consolidato. Noi abbiamo vissuto dei rapporti che esistevano già, insomma, non è pensabile inventarsi un rapporto a distanza. Un rapporto c'è, poi puoi anche stare dei periodi in cui non ti vedi, ma il rapporto lo puoi mantenere a distanza, ma ci deve essere sostanzialmente. Questo era, quindi dobbiamo tornare assolutamente alla scuola in presenza. Una scuola che possibilmente dovrebbe essere migliore di quella di prima, perché quella di prima non era che diciamo che insomma. Ecco, allora, soprattutto a livello esteso, cioè ci sono delle esperienze di scuola bellissime da sempre in Italia, ma c'è sempre anche una quantità di esperienze scolastiche che non vanno bene, non, e diciamo le abbiamo anche viste, chi ha continuato a fare lezione, a dare compiti e cose da fare, poi a interrogare, a dare i voti, insomma, veramente ha messo in evidenza una scuola che non va più, non dobbiamo riproporre quella scuola in presenza, quella non va bene, insomma. Quindi facciamo veramente un ragionamento sul serio. Io vi propongo 4 cose che secondo me abbiamo visto e che dobbiamo riproporre quando torniamo a scuola. La prima è l'attenzione alla singolarità. Io penso che avere i ragazzi di là dal video, quindi vederli uno per uno, in quadratini, come io vedo voi, insomma, in rettangoli, no? Ci rendiamo conto però che
non sono una massa di informi, sono persone diverse, tra l'altro hanno anche uno sfondo diverso e quindi sono dei singoli. E questa dimensione della singolarità va veramente costruita. Io penso che molti insegnanti siano accorti di ragazzi che prima non vedevano, che erano solamente come dei pericoli, no? Cercavano solo di contenere, arriva il ragazzo terribile, allora devo prima cosa annientarlo, annullarlo, impedire che distrugga l'ora di lezione. E quindi veniva vissuto solo in quel... era una forma proprio di allontanamento, non di riconoscimento. Adesso invece la cosa si è capovolta. Questa esigenza non c'era più. I ragazzi più difficili magari venivano chiamati ancora per telefono dopo. E questa attenzione particolare alla singolarità, secondo me, è da portare di nuovo a scuola. Non possiamo trattare i ragazzi come se fossero una massa informe. Insomma, sono delle singole persone che vivono in gruppo, ed è fondamentale che vivano in gruppo, ma sono dei singoli. La seconda attenzione che dobbiamo portarci dietro è il contesto di vita. Noi pesantemente siamo entrati nella vita dei ragazzi. Abbiamo visto la loro cucina, il loro studio se ce l'avevano, la loro cameretta, insomma, abbiamo visto il giro dei loro parenti, gli animali che vivono nella casa con... Cioè abbiamo visto delle cose e loro hanno visto anche le nostre cose, hanno visto anche loro la nostra casa, non ci hanno visto solo dietro la cattedra e davanti alla lavagna. Insomma, quindi evidentemente c'è stato... un immergersi nel contesto di vita e abbiamo capito che questi ragazzi sono una unicità, sono una unicità di persona, insomma, e quindi non c'è il ragazzo che diventa studente e cessa di essere figlio, e non c'è il figlio che diventa studente, non c'è il figlio che diventa appunto che cessa di essere figlio. Quindi capite, è fondamentale capire che c'è un'unità di persona. E che questa unità di persone i ragazzi la portano anche quando arrivano a scuola, e sono solamente loro con il loro zaino, di dentro nel loro zaino, nella loro testa, nel loro cuore, hanno tutta la dimensione della loro singolarità. E questo l'abbiamo capito, secondo me, penso che vada portato dietro. La terza cosa che mi sembra molto importante da sottolineare è che ci siamo accorti che perché il ragazzo impari deve avere l'intenzione di imparare. Quando siamo in classe, andiamo tutti davanti, pensiamo di essere dei giganti. Loro stanno zitti, noi parliamo, quindi loro imparano. Quando invece sono di là dal video e spengono la telecamera, noi ci accorgiamo che possono esserci e non esserci, insomma. Quindi, prima di tutto, prima di parlare, dobbiamo fare in modo che loro siano disposti a sentirci. Cosa facciamo sempre così in classe, quando siamo in classe? Forse loro, insomma. Forse ce lo dimentichiamo, pensiamo che la nostra parola sia così potente da poterli in qualche modo coinvolgere. Invece non basta coinvolgere. Sono loro che devono coinvolgerci, sono loro che devono decidere di imparare, quindi devono chiederci di insegnare loro qualche cosa. È un'altra logica proprio, e mi pare proprio che sia l'unica logica che possa produrre apprendimento per tutti e per ciascuno. L'ultima cosa che secondo me dobbiamo apportare è l'attenzione alla collaborazione con i genitori. Qui mi trovo evidentemente proprio nel covo in cui questa idea è forte, insomma. Però è chiaro che è emerso. Insomma, senza la collaborazione con i genitori, il lavoro in classe, che pure è un lavoro a distanza dai genitori, diventa meno efficace. E quindi emerge ancora una volta il complesso, il delicato, il dinamico equilibrio dei ruoli tra l'essere genitore, essere padre e madre, e l'essere insegnante. Secondo me, direi che è veramente importante, insomma, riprendere questa dimensione. Direi proprio scuola e famiglia sono chiamate effettivamente a trovare un legame. Io penso che, l'ho già detto tante volte, quando un genitore porta il proprio figlio a scuola, no, il primo giorno di scuola, sia scuola dell'infanzia, sia scuola elementare, ma poi sempre i primi giorni di scuola, sa che in qualche modo apre un tassello nuovo, una pista nuova per quel ragazzo. Quel ragazzo da quel momento in avanti verrà a contatto con un mondo che non è più quello della famiglia. E però non deve perdere questo legame, anzi questo legame si deve in qualche modo rinforzare. È il genitore che accompagna il ragazzo a scuola, insomma. È lui che in qualche modo lo consegna al maestro. E quindi con il maestro deve avere in qualche modo una continuità di progetto. E in questi mesi i genitori sono indubbiamente risultati dei tramiti, dei portatori di insegnamento da parte degli insegnanti. Io devo dire che non penso si sia dimostrato che può valere la scuola fatta in casa, scuola
del padre, la scuola paterna, insomma, no, non penso che questo, anzi, ha dimostrato semmai un'altra cosa, che i genitori, per poter aiutare i figli ad imparare, hanno bisogno di rapportarsi con gli insegnanti. Devono chiedere agli insegnanti cosa si deve, e si accorgono che insegnare è una cosa complicata, è difficile, prevede delle competenze, non è una cosa che possono fare qualsiasi, non è che chissà può insegnare. Chissà, per insegnare deve aggiungere qualche cosa, cioè deve aggiungere appunto quella competenza che è quella dell'insegnante. E questa scoperta, secondo me, ha anche reso più facile e più profondo il rapporto tra insegnanti e genitori, perché dall'altra parte gli insegnanti hanno capito che l'apporto dei genitori non è un apporto negativo controproducente, insomma, non è un intralcio al lavoro che sta facendo in classe, anzi può essere effettivamente quella chiave o quell'aiuto di cui c'è bisogno. Io penso, chiudo questa fase, questo ragionamento, mi pare che io ve la dico lì come provocazione, come ragionamento. Abbiamo scoperto, io personalmente sono convinto da sempre, dell'importanza della classe come luogo distinto dalla casa. La classe non è la casa. La classe è un altro luogo, vive di altre dinamiche, vive di altri, e questo secondo me è importante. Però è importante che la classe sappia di casa. Ecco, questa è la cosa fondamentale. La classe deve sapere, deve in qualche modo, si deve respirare una cosa che tu vivi anche nella casa, che è quel legame tra bambini e adulti, anche se non è la casa, deve sapere. Ecco, questo forse è il ragionamento che va fatto. Non c'è coincidenza, non si può fare scuola in casa, ma bisogna, per cui è necessario un luogo, un tempo, una relazione che sia diversa, che appunto è la classe, e l'aula è la classe, ma non solo l'aula, l'aula è temporanea, si può uscire, si può andare, si possono fare tutte queste cose, ovviamente non necessariamente in aula. Però ecco, è fondamentale che ci sia questa consapevolezza. E allora la parola che vi voglio proporre. La parola riconoscersi. È un verbo però messo con quel sì finale, no? Quel riflessivo reciproco finale. Perché non è solo riconoscere, è proprio un riconoscere. Io riconosco te, tu riconosci me, ma io anche mi riconosco, insomma. Riconoscersi, secondo me, chiude un percorso che inizia con accogliersi. Ecco, l'altra parola che propongo è quella dell'accogliersi. All'inizio c'è l'accogliersi, il percorso di relazione, di qualsiasi relazione educativa, quella scolastica, ma quella familiare anche, ha sempre questo inizio e questo fine. Si comincia accogliendoci e si finisce riconoscendo. E poi ci continua sempre, perché accogliersi tutto sommato è semplicemente un atteggiamento con cui io costruisco i rapporti con le altre persone. Nella scuola l'accoglienza non sono i primi tre giorni di scuola, l'abbiamo banalizzato, è una parodia dell'accoglienza, quelle feste che si fanno all'inizio dell'anno per accogliere i bambini che arrivano. Quella non è l'accoglienza, l'accoglienza si fa tutti i giorni accogliendo nella mia vita il bambino che entra in classe. E viceversa, devo aspettarmi che il bambino accolga nella sua vita l'insegnante che entra con lui a lavorare in classe. Quindi è un atteggiamento complessivo, insomma, è un rinunciare alla mia autoreferenzialità e aprire, fare spazi, proprio e raccogliere, accogliere consenso, tenere insieme. E quindi avere un ruolo nella vita di un altro e accettare che un altro abbia un ruolo nella mia vita. Questo atteggiamento, in qualche modo, poi comprende una serie di cose che vanno fatte, le ho già sentite prima e le ripeto semplicemente. Quando io accolgo una persona significa che l'ascolto. Quindi l'ascoltarsi è l'elemento fondamentale. Noi ascoltiamo veramente i ragazzi, ascoltiamo veramente i genitori e viceversa. I genitori e i ragazzi ci ascoltano veramente. Questa è una chiave, ritengo, molto importante. L'ascolto non è una cosa generica. Quando io ascolto uno e penso proprio quella di avere cose da dirmi, e delle cose importanti da dirmi, non ha da dirmi le cose che mi aspetto che mi dica, magari ha delle cose che mi stravolgono, che sono contrarie a quello che mi aspetto, insomma, ma sono quelle importanti che lui deve dire e sono quelle che io devo accettare di ascoltare. Il secondo passaggio collegato all'ascolto è il rispetto. Una volta che ascolto una persona, l'ascolto perché ritengo che questa persona sia una grandissima persona, abbia delle cose importanti da dire, e io quindi l'ascolto perché la rispetto, la riconosco pienamente nella sua identità di persona. E il passaggio successivo è quello dell'affidarsi. Io ho sempre pensato che l'insegnante che non ha fiducia nei propri ragazzi
che li sospetti, che li controlli, che quando c'è un compito in classe è lì come dice adesso smetto di fare l'insegnante e faccio il carabiniere. Quando si dice questa frase è finita la storia, vuol dire che ha perso la battaglia, perché vuol dire che non manca, ecco, lì abbiamo sbagliato tutto, perché il compito in classe che si copia è la dimostrazione che la scuola non funziona. Quando, se uno quando deve, insomma, è come portare all'esame del sangue il sangue di un sano, così sono sicuro che sono sano io, insomma, vuol dire che non va, che non c'è proprio rapporto. Però l'idea del fidarsi è fondamentale, perché se io mi fido dei ragazzi, avrò la cosa più bella dai ragazzi, loro si affidano a me. Ma capite cosa vuol dire? Un ragazzo che è lì in classe, no? Che viene abbandonato dai genitori in classe con me, che sono estranei per lui all'inizio almeno, dopo un po' lui si affida, cioè dice, io non capisco tanto quello che mi dici, ma penso che mi fido di te, quindi quello che tu dici è vero, lo accetto come vero, poi scoprirò magari che lo è più avanti, insomma, adesso lo accetto. Questo affidarsi, questo avere fiducia piena, è veramente il frutto dell'accoglienza, dell'ascoltarsi, del rispettarsi. A questo punto è automatico riconoscersi. Per riconoscersi come persone diverse, ognuna con una storia totalmente diversa, con dei percorsi diversi, accettarsi come tali, valori, e quindi in qualche modo riconoscersi pienamente in questa differenza. Guardate che è il percorso chiave, secondo me, dell'educazione, è il percorso che penso debba esistere in casa, insomma, nella vita familiare, ed è il percorso che dobbiamo assolutamente costruire nella vita scolastica, che troppo spesso non c'è. Ecco, in questa dimensione, accogliersi, ascoltarsi, rispettarsi, fidarsi, riconoscersi, c'è quella dimensione comune tra scuola e famiglia. Sono due cose che devono essere copresenti in ambi i luoghi, sotto forme diverse, con ruoli diversi, ma devono essere presenti. Ecco, io penso che questi 4 mesi siano stati un grandissimo esercizio di accoglienza per riconoscersi. Noi abbiamo fatto un grande esercizio, portiamoci dietro questo, abbiamo fatto un grande sforzo, ci siamo accorti che per poter lavorare dovevamo accoglierci, ascoltarci, rispettarci, fidarsi uno dell'altro e quindi riconoscersi. E quindi abbiamo sperimentato e provato. Ecco, io penso che, qui chiudo, il prodotto di tutto questo percorso è un'altra parola che vi butto lì per adesso, ed è valorizzarsi. Se io riconosco una persona, la persona mi riconosce, io sono portato a valorizzarla, a darle valore, in qualche modo a riconoscerla pienamente, insomma, il suo valore, quindi a valorizzarla, e comincia un percorso di crescita insieme. Se io valorizzo una persona che mi valorizza, e lavoriamo insieme, cresceremo tutti e due. Il maestro cresce quanto lo studente quando lavora bene, il genitore cresce quanto il figlio quando il rapporto è positivo, insomma. Quindi, questo avviene perché ci si valorizza. Io credo in te, valorizzo le cose che tu fai, le potenzio, le faccio crescere, no? È tutta la filosofia di pedagogia dei genitori, questa della valorizzazione e del lavorare sulle cose positive. Ecco, io vi lascio così, insomma, magari di questa parola valorizzarsi ne possiamo parlare nel prossimo seminario. Vi auguro veramente una buona estate, oltre che un buon seminario. Io ringrazio tantissimo Domenico Chiesa, che come al solito ha scatenato, penso, in tutti quanti noi una serie di riflessioni. Ciascuno di noi credo che adesso avrebbe voglia, come me, di citare qualche episodio avvenuto in questo lungo periodo. E questo è un bene, vuol dire che Domenico si è fatto ascoltare e ci ha coinvolto in una riflessione, secondo me, decisamente profonda. Però il tempo, ahimè, è sempre lì che scorre, quindi io do la parola subito a Paola Zonca per il suo intervento Costruire ponti per creare rete. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per l'invito, sono molto felice di partecipare. Si vede? Sta arrivando, solo un attimo. Bene. Vai, si vede tutto. Allora, io sono partita un po' da quello che era il titolo e ho cercato di collocarmi all'interno di questo filone
Tra l'altro molte delle cose che avevo immaginato sono giustamente già emerse, perché le riflessioni sono un po' per tutti le stesse e le esperienze che abbiamo vissuto sono molto trasversali, e quindi l'idea di costruire ponti per creare reti riparte un po' dal punto in cui ci siamo lasciati poco fa. Dichiaro subito, come faccio sempre, quelli che sono i miei punti di osservazione, quindi da dove derivano le riflessioni che sto cercando di condurre e di condividere con voi, che sono ancora in via di sistematizzazione, perché siamo tutti ancora nel mezzo e nell'incertezza di quello che sarà. E quindi i miei tre punti di osservazione sono l'esperienza sul campo, io in particolare insegnando pedagogia dell'infanzia e a scienze della formazione primaria agli insegnanti di scuola primaria, ho questo punto di osservazione, i riscontri delle tirocinanti, le formazioni con i genitori e con gli insegnanti, appunto, che facciamo nei vari servizi. Chiaramente la letteratura, essendo una ricercatrice universitaria, quindi il mio tema della partecipazione delle famiglie e dei genitori alla vita scolastica, e poi non posso lasciare fuori una grossa fetta della mia vita, che è la mia vita personale, perché avendo 5 figli dai 5 ai 19 anni, ho vissuto in questi 4 mesi appunto anche da parte da casa e quindi da mamma come si muoveva e come si sono mosse le varie scuole, dalla scuola dell'infanzia all'ultimo anno di liceo e quindi alla maturità. Quello che ha caratterizzato questo periodo è stata fin da subito, è stato detto anche noi all'università, è stata richiesta subito la didattica a distanza, ma io voglio riprendere appunto per la mia formazione una definizione che Susanna Mantovani e Bondioli e il gruppo che sta lavorando, quindi la commissione Infanzia e Sistema Integrato 06, propone, e quindi i legami educativi a distanza, una distanza che è appunto una distanza differente, una distanza che è una distanza molto fisica, ma che deve trovare delle strategie per non rimanere una distanza, anche se ancora parliamo di distanziamento purtroppo sociale, quando in realtà dovremmo limitarci al distanziamento fisico, soprattutto con i bambini, è qualcosa che confonde. È stata una distanza che però è stata anche in realtà una presenza perché siamo stati forse più presenti che mai. Io non so la vostra esperienza, però eravamo più a scuola di prima, la scuola è entrata nelle case più che mai, così come le case sono entrate nella scuola e genitori e insegnanti hanno avuto modo di vedersi, di conoscersi, di sentirsi anche. Io passavo fra le varie stanze in cui i miei figli erano impegnati e riuscivo a sentire i toni diversi, così come, come ha detto bene prima Domenico Chiesa, anche l'idea che i professori riconoscessero degli sfondi diversi e quindi si rendessero conto se un ragazzo era da un'altra parte, era andato in un'altra stanza, aveva dei problemi, c'era qualcosa che non andava. E quindi direi che questa è stata un'occasione per superare quello che Dusi e Pati chiamano il formalismo partecipativo, l'idea che i genitori abbiano uno spazio per entrare nella scuola, che è uno spazio delimitato, che è uno spazio definito, che è uno spazio un po' anche in realtà dell'indifferenza, in cui i genitori entrano nelle commissioni, entrano come rappresentanti, fanno parte degli organi collegiali, ma è una presenza che non è sempre così significativa, non è sempre così riconosciuta, manca un po' una reale legittimazione dei genitori fra le mura scolastiche, cosa che chiaramente con la pedagogia dei genitori viene superata, ed è un'occasione per rendersi conto che le strategie non sono quelle istituzionali calate dall'alto, ma è una partenza dal basso. E allora questa presenza, e questo è anche un termine che abbiamo già citato nella mattinata, si è trasformata in legami. Abbiamo dovuto andare un po' all'essenziale. Io credo che il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi sia stato un po' questo, di andare all'essenziale della propria ragione, del senso di quello che facevamo e del chiederci che cosa facevamo e perché lo facevamo. E quindi questo
credo che fra le cose che dobbiamo portare con noi possa essere importante, sia un risultato che dobbiamo cercare di mantenere. E quindi questi legami si sono poi tradotti in una vicinanza, in un sentirsi vicino, in una condivisione anche di quelle che erano le preoccupazioni, la necessità di legarsi a qualcun altro su questa zattera metaforica di cui abbiamo parlato prima, che erano le nostre case, e quindi di uscire verso gli altri. L'abbiamo fatto tanto, soprattutto nel primo periodo, attraverso i balconi, che sono un po' un andare verso, un uscire, un andare a guardare anche le case degli altri. Poi dai balconi ci si passava, si scambiavano esperienze. Io ho conosciuto più vicini in questi 4 mesi dei 15 anni in cui vivo in questo condominio. Però è una vicinanza, e anche questo è stato detto poco fa, che deve avere un riconoscimento, che deve riconoscere che la collaborazione è necessaria, ma che famiglia e scuola sono due luoghi distinti. E quindi io voglio introdurre un concetto che forse è un po' scomodo ed è difficile da gestire, che è l'idea dei confini, capire dove arrivo io, dove deve essere invece fermo il ruolo dell'altro, perché in questi mesi ci siamo un po' tutti improvvisati, le mamme hanno fatto tanti equilibrismi, ma anche i papà ne hanno fatti tanti equilibrismi in casa, in famiglia, con i figli, e si sono anche un po' confusi i ruoli. Magari io ho sentito di insegnanti che sono diventati un po' dei confidenti, degli psicologi, così come dei genitori che sono diventati degli insegnanti. Io stessa mi sono un po' opposta nel momento in cui la scuola dell'infanzia proponeva le sfilastrocche da insegnare ai bambini, i percorsi di pregrafismo, di prescrittura da portare avanti come genitori, e quando la bambina giustamente mi diceva: non sei la mia maestra, è la mia maestra che può dirmi come devo tenere la matita, no? E quindi tu sei la mamma, occupati di altro, se vuoi leggermi un libro va bene, ma altro non è possibile in questa relazione. E quindi i confini che è sempre bene definire. C'è un detto che dice: le buone recinzioni fanno buoni vicini, e quindi l'importanza di sottolineare, accanto alla vicinanza, che ci sia una definizione chiara, per evitare che l'altro superi i confini perché non sono ben segnati, perché non sono conosciuti, perché non sono condivisi e dichiarati. E allora, se ci sono confini, e proprio anzi perché ci sono confini, è necessario ed è bene costruire dei ponti. Dei ponti che devono essere però chiaramente condivisi. Uno dei termini della mattinata è quello della cooperazione, insieme a quello della vicinanza e della relazione. E allora ciascuno deve contribuire con qualcosa in questa costruzione. Ed è stato molto bello aprire la mattinata con quegli estratti dai racconti dei genitori, dalla pedagogia dei genitori, dalle narrazioni, dal papà di Leonardo piuttosto che dalla mamma di Carlos, e quelli che avete fatto vedere. Perché significa che ciascuno porta in questa relazione e nella costruzione di questo ponte, che poi entrambi possiamo percorrere, un contributo unico, un contributo personale, che è l'unico che consente poi alla fine di vedere il bambino nella sua interezza, che è un po' l'obiettivo che abbiamo tutti quanti, no? La costruzione di un'immagine di bambino che sia il più completa possibile e il più realistica per quello che il bambino è. E allora, se costruiamo ponti, possiamo costruire questo noi inclusivo, e questo chiaramente, mi dispiace dirlo, ma è per la sede in cui sono, è compito dei professionisti. I genitori non hanno tanti strumenti, poi possono mettere anche loro la propria creatività e possono avere delle idee, però
la costruzione di un noi inclusivo, l'accoglienza iniziale, come diceva giustamente Domenico Chiesa poco fa, il primo passo, la fiducia sia nei confronti dei ragazzi, dei bambini, che nei confronti dei genitori, è un passo che tocca all'istituzione scolastica. E nella costruzione di questo noi inclusivo sarà poi possibile condividere la responsabilità e cooperare effettivamente per quello che è appunto la crescita integrale e completa dei nostri figli, dei nostri ragazzi. E allora come ridisegnarli questi confini? Sono dei confini che vanno ridisegnati tenendo sempre il bambino al centro, perché lui il protagonista della percorso educativo, della creazione di questo percorso, e il bambino deve essere tenuto al centro perché è lui che questi ponti li transita quotidianamente, anche più volte al giorno, e che anche in questi mesi è colui che ha tenuto in equilibrio tutti questi aspetti, e quindi il fatto che i genitori e gli insegnanti potessero parlarsi, potessero capirsi, e quindi hanno fatto da tramite. E chiarendo i confini e costruendo questi ponti che possano far attraversare le distanze che ci sono fra un ambiente educativo, fra un'agenzia educativa e l'altra, ci si può anche talvolta trovare dalla stessa parte del tavolo a costruire questo noi inclusivo per capire che si sta lavorando insieme e contemporaneamente per il benessere del bambino. Credo che questa sia appunto stata un'occasione faticosa che nessuno di noi avrebbe cercato, che nessuno di noi avrebbe voluto avere, ma che sia stata veramente un'occasione ricca e proficua che, come ha detto Domenico Chiesa poco fa, ci può far imparare moltissimo e da cui dobbiamo portare molta linfa nuova, perché ci aspettano sicuramente ancora tante sfide, ma quello che siamo riusciti a fare ci può sicuramente dare un ottimismo per quello che dobbiamo ancora affrontare. Grazie mille Paola, sei sempre chiarissima e molto lucida nelle esposizioni, grazie mille. Adesso comincia la bellissima carrellata delle esperienze vissute dentro al contesto pedagogia dei genitori. Io cedo subito la parola alla rete delle esperienze internazionali, passando la parola a Sabrina Storino, che rappresenta la pedagogia dei genitori di Lugano, quindi che dove è attiva la pedagogia dal 2005, attraverso un'associazione ticinese di genitori. Lei potrà introdurci meglio tutto. Io le lascio la parola e ascoltiamo le esperienze internazionali. Grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per l'invito. E sì, rappresento quella che è la rete internazionale, in questo caso siamo di Lugano, e bisogna contestualizzare un po' perché la differenza per la realtà di Lugano, mi sentite? Sì? Ok, per la realtà di Lugano è un po' diversa, perché la pedagogia dei genitori non viene applicata all'interno dei contesti scolastici, quindi non è una metodologia che viene utilizzata nelle scuole, almeno inizia qualcosa, ma viene applicato soprattutto dalla nostra associazione, che è un'associazione di genitori di figli con disabilità, quindi viene applicata soprattutto da genitori, ma anche familiari in generale, che hanno figli con disabilità, e non per forza ecco nelle scuole. Poi a volte capita che ci sono dei docenti che si prestano, che hanno voglia di provare, e così, però ecco, a differenza di quella che è la vostra rete, è proprio legata alla nostra associazione. L'altra differenza è stata un po' anche l'esperienza Covid, che è arrivato anche da noi. A volte sento dire da voi non è arrivato, no, è arrivato anche da noi. Poi Lugano comunque taglia la Lombardia, quindi
è arrivato, ci sono state comunque delle differenze, nel senso che abbiamo avuto anche noi il periodo di quarantena, però è arrivato dopo, da noi è iniziato il 16 marzo, ed è finito prima. Altra differenza è che i bambini hanno ricominciato ad andare a scuola, quindi sono riusciti a fare l'ultimo mese tornando nelle classi ridotte, sono stati fatti dei turni, alcuni bambini andavano a scuola solo alcuni giorni a settimana, alcuni solo al mattino, altri pomeriggio, eccetera. Quindi, ecco, abbiamo avuto un periodo di distanza, però, ecco, rispetto all'Italia è stato meno restrittivo, abbiamo iniziato a respirare un po' di libertà prima. Poi, ecco, noi non abbiamo avuto il lockdown come in Italia, nel senso che tutte le aziende si erano chiuse, le scuole erano chiuse, ma avevamo comunque la possibilità di uscire e di fare delle passeggiate. Sconsigliavano comunque anche la visita ai parenti, però ecco, non c'era il divieto assoluto come in Italia, quindi questo ha permesso un po' alle famiglie di respirare. Per quanto riguarda la nostra associazione, ecco, la pedagogia dei genitori, in questo caso sentivo prima che anche in questo caso, anche in questa situazione d'emergenza, è riuscita a far emergere degli aspetti molto positivi. Nel nostro caso, il fatto che comunque i gruppi di narrazione che si applicano da anni ormai ha permesso ai genitori di avvicinarsi, di conoscersi. Questo poi durante un periodo di quarantena ha fatto in modo che ci fosse un sostegno, che ci fosse un pensiero tra genitori, magari sapere l'altro genitore come stava, eccetera. E poi ecco, la situazione dei genitori con disabilità si è divisa in due, nel senso che ci sono state delle famiglie che sono state costrette a rimanere chiuse 24 ore su 24 con magari un figlio con una disabilità importante, una disabilità grave, senza sostegni, spesso e volentieri, perché anche molti interventi, molti accompagnamenti a domicilio sono stati sospesi, venivano tenuti solo quelli considerati necessari. Quindi da un lato c'erano le famiglie che facevano molta fatica, perché appunto avere a casa una persona con una disabilità grave 24 ore su 24 senza sostegno è davvero pesante. Dall'altra parte avevamo delle famiglie separate, quindi magari famiglie che hanno il figlio collocato in istituto, che avevano assolutamente il divieto per mesi, ancora oggi hanno ancora il divieto di vedere i propri figli. Quindi magari famiglie che sono riuscite a vederli in videochiamata, però ecco, anche lì dipende dalla disabilità del figlio. Se la persona ha una disabilità, non so, difficoltà a livello verbale, lì la comunicazione aveva delle difficoltà. Quindi abbiamo raccolto questi due tipi di difficoltà, però in questo caso la pedagogia dei genitori ha aiutato, perché siamo riusciti comunque a creare delle finestre di incontro online e i genitori in qualche modo si sono incontrati, si sono confrontati, si sono anche sostenuti. E un aspetto secondo me molto importante della pedagogia dei genitori è quello proprio di cercare di trovare il positivo anche in situazioni del genere, e ci sono dei genitori che effettivamente sono riusciti a creare anche delle narrazioni dove anche divertenti, ecco. Adesso io non so a livello di tempo, perché c'è una narrazione molto carina che ha scritto un papà che ha 10 figli e si è ritrovato a 10 figli, di cui il penultimo con la sindrome di Down, e lui ha raccontato il periodo Covid dagli occhi di Nicolas, si chiama Nicolas il bambino, e oltre alla difficoltà del periodo, la difficoltà di far capire a Nicolas cos'era questo virus far capire, cioè il bambino pensava che fosse in vacanza, e quindi far capire a questo bambino che non era in vacanza, che doveva fare i compiti. E se mi dite che ce n'è, poi io la leggerei proprio al volo, perché secondo me raccoglie tanti degli aspetti che sono stati anche raccontati prima. Io ti direi comunque di leggerla, siamo un pochino in ritardo, ma penso che sia importante, per cui leggila senz'altro. Ok, grazie. Allora,
Covid-19, riscoprire casa e momenti in famiglia. Mi sono svegliato un lunedì mattina, era il 16 marzo, pochi giorni alla primavera. Pensavo che la giornata sarebbe stata come tante di quelle vissute prima. 6:50, il mio papà mi sveglia, è mattino presto e a marzo ancora il sole non ci accoglie con i suoi raggi di sole. Io vorrei dormire ancora un pochino e faccio davvero fatica ad alzarmi. Di solito papà deve dare il meglio di sé per farmi arrivare al bagno, compreso un passaggio sulle spalle, anche se la bilancia inizia a segnare cifre importanti sul mio peso. Vestirsi poi, per chi come me ha la sindrome, questo rito è ancora più pesante. Scendiamo in cucina dove mi aspetta la mia tazza di latte e cacao e due belle fette di pane e burro. La marmellata la lascio a voi. Mi prendo la mia dose di medicinale e poi via, verso una delle attività più odiose che esistano, almeno per noi bambini, al mattino, lavarsi i denti. E così papà strofina e io sputacchio e faccio qualche scherzetto. Naturalmente il tempo scorre inesorabile e da quando mi hanno, e ripeto mi hanno svegliato, sono già passati 50 minuti. Tra poco l'autista inizierà a inviare un messaggio per capire se dovrà trasportare qualcuno a scuola. L'ultimo atto prima di scendere in strada sono scarpe e giacca e non è che fila sempre tutto liscio. Poi si esce. Come vedo le stradine del mio paese, però la tentazione di giocare mi assale e non riesco a passare davanti alla porta dei vicini senza dare una sbirciatina e buttare lì un saluto. Ma il tempo scorre e di solito a questo punto papà mi prende per mano e vorrebbe pure che ci mettessimo a correre. Solo alla vista del pommino e dell'umore dell'autista riesco ad aumentare il mio ritmo. Siamo alla fine, e no. Sul pulmino per ora c'era solo un altro ragazzo e io vorrei proprio scegliermi il posto dove sedere. Ora mi sa che non solo papà ma anche l'autista non siano molto contenti con me. Vabbè, mi siedo. Papà mi allaccia la cintura e si parte. No, ultimo rito. Papà deve salutare con una vigorosa e prolungata stretta di mano il mio autista. Bene. Ora è tutto a posto, saluto, sorriso e mimo il gesto di buon lavoro a papà. Si parte, verso la scuola e oltre. Ecco, io pensavo che il 16 marzo era una di queste giornate qua, e invece non mi hanno svegliato, non alla solita ora e senza lavarmi e vestirmi come se fossi all'autolavaggio. Anzi, a casa c'erano tutte le mie sorelle e i miei fratelli, anche papà non era ancora andato in ufficio. Ma è fantastico! Le vacanze sono arrivate prima. Ma chi lo sa? E che importa? Sono a casa e quindi non c'è scuola. Forse tra qualche giorno si parte pure per il mare. Vedremo. E così anche martedì e giorni a seguire. Sono certo, siamo in vacanza. Per mamma le giornate sembrano sempre le stesse, ma papà è certamente malato. Non va in ufficio da giorni e fa delle cose nuove. Passa tutto il giorno dentro il suo studio con una cuffia e davanti al computer. Ha persino acceso una macchina che sputa fogli colorati. Normalmente esce di lì solo per mangiare, tranne la sera dove con mamma decide di cambiare un po' l'arredo di casa. Non capisco perché, a me va bene tutto così com'è. Vedo in giro cose strane che prima non c'erano. Il tavolo dello studio grande diventa come una piccola scuola per Stefano, Petra e Gabriel e ci aggiunge persino tre computer. Uno glielo ha prestato anche il nonno. Un tavolo poi, che prima stava in cantina con sopra quel che ci capitava, arriva in salotto. Che posto strano per metterci un tavolo. E sbaglia pure, pensate che lo posiziona proprio di fronte al nostro grande divano e di spalle alla televisione. Mai visto uno sbaglio del genere. Io così certamente non riesco a guardare cartoni animati. Non solo, con mamma ci posiziona una lampada, dei sottomani, foglie e colori e poi mi invita a sedermi. Di fianco a me compare pure la mia sorellina Virginia, che non capisco proprio perché non sia all'asilo. Mi siedo, mi metto comodo e sento la parola peggiore che un bambino in vacanza possa mai sentire. Compiti, compiti. No, non se ne parla, non si fa. Ma cosa succede? Il mondo gira forse dall'altra parte? E poi mica un foglietto, un disegno. Con tutto l'orgoglio di un insegnante, mia mamma mi mostra un classore nuovo di pacca con un'infinità di schede divise per materia. È un incubo, il mio peggior incubo. E poi scusate, io ho quattro dolci giovani maestre a scuola e dovrei passare la mia giornata di fianco a mia sorella con mamma e papà a fare finta di essere un allievo? Non se ne parla. Devo escogitare qualcosa. Papà, con aria seria, mi ha detto che per un pochino di lì non mi posso muovere. Devo escogitare qualcosa, ma cosa?
ma certo, farò il catatonico e un po' anche l'autistico. Il catatonico consiste nel fissare a turno il foglio, la parete, il divano, i cuscini e mostrare la faccia da asino che non ha capito nulla, che di più non si può. Quando si saranno stancati passerò alla fase 2. Mi cimento in un esercizio ponendo la stessa domanda per almeno una cinquantina di volte di seguito, con lo stesso tono, con la stessa reazione. Il nulla alla risposta. Sicuro li stendo e così potrò tornare a giocare e a fare tutte quelle belle cose che si fanno in vacanza. Mamma e papà hanno dimostrato anche loro una bella resistenza e devo ammettere che qualche volta ho ceduto e ho fatto bene quello che mi chiedevano. Io pensavo di averli fatti contenti, ma proprio i grandi non li capisco. A ogni mio successo loro celebravano il momento, poi però si arrabbiavano un pochino e tornavano alla carica con una nuova scheda. Forse perché avevano capito che non ero impedito, ma stavo solo dicendo di non fare quello che dovevo. Ma voi che avreste fatto al mio posto? Siamo tutti a casa, è bel tempo e non si va a scuola. Dopo tre lunghissime e noiosissime settimane, in soccorso ai miei genitori sono arrivate le maestre. Io non lo sapevo, ma i grandi hanno deciso di farci fare delle lezioni a distanza. Era la prima volta che rivedevo loro e i miei compagni. Che emozione! Erano anche in forma tutti belli brillanti davanti allo schermo. Certamente stare in vacanza faceva bene pure a loro. Così, dopo i saluti, ecco il programma. Tre canzoni, accompagnate dai gesti per mettersi in moto, una scheda di scienza e natura, poi un racconto e infine una canzone, una filastrocca. Un'oretta davvero stimolante. Unico problema, solo due volte a settimana. Io tutte le mattine mi sono presentato in ufficio di papà attendendo di vedere comparire quel gruppetto e così anche papà non era sempre d'accordo, ho conosciuto molti suoi colleghi. Mi hanno salutato e ora posso anche fare una riunione perché dicono che papà è il suo segretario e va bene così. Infine, dopo un tempo lunghissimo che a me non è piaciuto molto, è successo qualcosa di strano. Il papà mi ha svegliato. Era mattina presto, addirittura alle 6:45. Mi ha lavato e vestito, preparato la colazione e siamo usciti. C'era di nuovo anche il pulmino. C'era il mio autista preferito che però ha cambiato look, aggiungendo una strana cosa davanti alla faccia. Ma che importa, ero sul pulmino, stavo tornando a scuola e oltre. Allora ho capito, era tutta una messa in scena. I grandi hanno fatto un pasticcio e con uno strano minuscolo essere vivente che si chiama Covid-19 hanno fermato il tempo e chiuso tutto a casa. Hanno provato a cambiare qualcosa, ma hanno fatto solo confusione. Ma per fortuna è passato tutto, almeno per me il 16 marzo è tornato, finalmente. Nicolas, 10 anni, terzo anno di scuola speciale. Ecco, scusate, era un po' lunga, però secondo me raccoglieva un po'... Credo a nome di poterti esprimere invece il nostro ringraziamento, perché era veramente bella, significativa e hai fatto bene a leggerla, assolutamente. Grazie, lo dirò a papà. Lo dirò a papà, contenti, grazie a voi. Adesso passo la parola alla Rete Nazionale, a Maria Piacentini, che rappresenta il polo educativo Madonna Pellegrina di Modena, che è composto da scuola dell'infanzia e scuola primaria e che ci illustrerà anche lei l'esperienza di quest'anno. Buongiorno a tutti. Sono appunto, come è stato detto, dirigente scolastica del polo per l'infanzia Madonna Pellegrina di Modena, che comprende fra nido, infanzia e primaria paritarie circa 450 bambini e bambine e più di 50 dipendenti. Nella nostra scuola la metodologia è attiva istituzionalmente da 8 anni e per tutti e tre gli ordini, con una media di 3-4 incontri all'anno. Vede la frequenza di 15-20 persone tra genitori e insegnanti. È inserita nel PTOF. Le narrazioni ovviamente al termine convergono in una pubblicazione che viene diffusa all'interno della scuola, nonché depositata sia presso il Centro di Documentazione Provinciale di Modena MEMO, sia al Centro di Documentazione Metodologia Pedagogia dei Genitori. Il tempo Covid. Abbiamo potuto attivare solamente 2 dei 3 incontri previsti per la metodologia Pedagogia dei Genitori. Gli step successivi che abbiamo messo in atto da febbraio sono stati elaborati collegialmente dal gruppo di coordinamento, 2 educatrici di nido, 2 insegnanti di scuola infanzia e 2 di scuola primaria, le 2 referenti gestionali ed amministrative, il parroco, legale rappresentante e io. Ci siamo incontrati 1-2 volte la settimana per affrontare le questioni organizzative
e soprattutto educativo-pedagogiche in riferimento all'attuazione della didattica a distanza e a tutti gli interrogativi connessi riguardanti i bambini, bambine e le loro famiglie sul lockdown e la DAD. Ogni scelta è stata condivisa con le rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio d'istituto, che hanno fatto da tramite verso i rappresentanti di classe e sezione. Il consiglio è stato convocato in concomitanza con l'uscita dei DPCM successivi e le relative proposte di attuazione nel nostro polo per l'infanzia. Poi sono seguite comunicazioni istituzionali via mail a tutti i genitori. Perché dico questo? La metodologia pedagogia dei genitori per noi è stata un punto di riferimento nella conduzione di questo tempo, sia informalmente, ha preso una forma non istituzionale, e intenzionalmente. E per noi è stata la conferma di un'assunzione non solo del metodo, ma di un abito mentale che si fa prassi. Infatti, tutti i nostri incontri a distanza, sia del coordinamento, quindi fra docenti, sia nei collegi docenti, sia col consiglio d'istituto, si sono aperti con la domanda: come state? Come stiamo? Come viviamo questo tempo personalmente e in famiglia? E paradossalmente il mezzo dell'incontro a distanza ha di fatto seguito i canoni degli incontri della metodologia. Si parla uno alla volta, ci si ascolta senza interrompere, non ci sono commenti né giudizi. Nella DAD noi abbiamo scelto la modalità asincrona, con un invio settimanale di proposte di attività per tutti e tre gli ordini di scuola, anche del nido, fin dalla seconda settimana di marzo. Questo per rispettare i tempi delle famiglie, col prolungarsi in realtà della didattica a distanza, poi sono seguiti anche incontri come classe, insomma, con tutti i bambini, soprattutto per quelli della scuola primaria. E siamo partiti subito perché era chiaro a tutti e a tutte che la scuola non poteva sparire o farsi silente, essendo ben consci di quali danni ulteriori avrebbe provocato in bambini e bambine, non dimentichiamo che abbiamo la prima infanzia e l'infanzia, la percezione di un abbandono da parte di figure di riferimento significative. È successo che nei ritorni delle consegne via mail, quindi ovviamente gestite dai genitori, si sono moltiplicati brevi racconti o anche solo semplici annotazioni sulla vita in famiglia nel tempo Covid. Le proposte didattiche per bambine e bambine hanno trattato ovviamente di emozioni e sentimenti. Agli alunni della scuola primaria sono state chieste narrazioni, audio, video del tempo lockdown. Ciò ci ha fatto percepire un quadro assai diversificato dei vissuti e delle percezioni individuali a tutti i livelli. Bambini e bambine, genitori, insegnanti. Da cui quasi automaticamente, da prima rivolta alle rappresentanti del consiglio d'istituto e in un secondo momento estesa a tutti i genitori, è seguita la proposta istituzionale, l'invito, a raccontarsi e raccontare dei loro bambini e del loro vissuto, facendoci pervenire gli scritti. Un ulteriore passo è quello di chiedere anche agli insegnanti la narrazione scritta del loro tempo Covid. Dichiaratamente e comunicato a tutti i genitori, il progetto d'istituto del prossimo anno partirà da queste loro narrazioni. Noi lavoriamo, oltre che con le programmazioni, le progettazioni annuali a tema, anche con un progetto d'istituto che vede tutti e tre gli ordini lavorare in continuità, non solo orizzontale fra classi o sezioni parallele, ma anche in verticale. Abbiamo lavorato questi due anni sulla Laudato Si di Papa Francesco, ma ci è sembrato proprio doveroso, automaticamente doveroso, impostare l'ipotesi progettuale del prossimo anno a partire dagli scritti di bambini, genitori e insegnanti. Infatti, dichiaratamente comunicato a tutti i genitori, il progetto d'istituto del prossimo anno partirà da queste loro narrazioni, come espresso programmaticamente dalla mia lettera di accompagnamento, inserita sia nelle pubblicazioni documentative del percorso di sezione annuale per nido e infanzia e di accompagnamento alle schede di valutazione della scuola primaria. Riprendo alcune frasi appunto della lettera che ho scritto a tutti i genitori. Il titolo è "Andrà tutto nuovo". Mi sembra che oggi la tentazione sia quella di ripartire come se non fosse successo niente,
rientrare con qualche disguido e qualche nuova abitudine alle consuetudini pre-pandemia. Credo che faremmo un torto, prima di tutto a noi stessi, se questi mesi non lasciassero traccia, nella mente e nel cuore, nelle priorità, nella scala di valori, nel sistema di vita individuale e comunitario. Salto. Sono accadute cose preziose dentro le case e dentro di noi. Di queste occorre fare memoria, raccontarcele e da queste ripartire, per rafforzare la comunità educante, riconoscendoci reciprocamente i meriti delle buone pratiche attivate in questo tempo, buone pratiche da cui attingere per un pensiero nuovo, a condizione che la ripartenza non sia far finta che non è successo niente. All'ottimistico andrà tutto bene, molto consolatorio nella fase più difficile della pandemia, preferisco insieme, forse ce la faremo, dove in questo insieme spero sarà contemplato tutto il nostro vivere personale e sociale, in cui la cura sia intesa come responsabilità collettiva che coinvolge tutti, tutti indistintamente importanti, tutti indistintamente mortali, fragili, nell'incertezza. Ho scritto anche alcune righe sull'elogio dell'incertezza che abbiamo vissuto in questo tempo. Quindi partire dall'elaborazione del lutto, operazione inusuale e faticosa, il lutto della nostra condizione umana. Cercare orizzonti di senso, utili a mitigare fantasmi e paure, aprendo la questione etica della non autosufficienza individuale e collettiva. Mutare l'orientamento di pensiero, prendendo atto che siamo un sistema complesso in relazione, comunità sociale, comunità biologica e comunità morale. Alcuni di questi pensieri ovviamente nascono dalla riflessione sulla Laudato Si. La Pentecoste, siamo una scuola di ispirazione cristiana, la Pentecoste appena celebrata ci invita fortemente a un passo ulteriore, nella direzione di quell'andrà tutto nuovo profetato nelle scritture. La Pasqua annuncia la risurrezione, lo Spirito Santo dona la reale e concreta possibilità ad ogni persona nel qui e ora di partecipare alla creazione, facendo nuove tutte le cose. È la sfida che ci viene posta in questo tempo di ripartenza. La speranza dunque muove in noi un impegno creativo, sapendo che la creazione fragile ha un orizzonte nuovo, soprattutto nella concretezza quotidiana della cura verso i più piccoli, quindi nelle mani, nel tempo e nello spazio, per la co-costruzione del domani. Insieme, scuola e famiglia, continueremo a prenderci cura del futuro, con un andrà tutto nuovo, ricolmo di speranza, anzi di certezza. Qui termina la mia comunicazione ai genitori. In virtù del coinvolgimento totale dei genitori nella didattica attraverso la DAD, come credo mai sia accaduto in precedenza, e qui apro una parentesi, mi collego al fatto che siamo entrati nelle nostre reciproche case, non so se gli sfondi a me hanno fatto moltissima impressione, questo ha generato un'intimità e una reciprocità che aveva per scopo, per oggetto i bambini e le bambine, assolutamente irripetibile. Riprendo il concetto dei confini e dei ponti e credo proprio che spetti all'istituzione scolastica. Comunque il passo è stato che per la scuola primaria abbiamo scelto di svolgere i colloqui individuali dei team docenti con i genitori prima della consegna delle schede di valutazione. Abbiamo volutamente confermato i voti del primo quadrimestre come scelta unanime del collegio docenti e invece inserito nel giudizio finale la valutazione del tempo Covid, per noi imprescindibile dallo sguardo dei genitori. Dunque le competenze genitoriali entrano appieno nella progettazione istituzionale e nella valutazione. Non sappiamo cosa accadrà alla ripresa, sappiamo che ha vinto la relazione. E ce lo confermano i bambini e le bambine stesse che vengono a scuola, abbiamo riaperto in modalità centro estivo per scuola infanzia e primaria dall'8 giugno, seppure con i rigidi protocolli in atto per riappropriarsi degli spazi e rivedere i loro compagni e le loro insegnanti preferendoci alla libertà di parchi e giardini. Faccio una puntualizzazione sul metodo. Scusami, di cercare di stringere perché stiamo sforando troppo i tempi, grazie. Sì, sono alla fine. Mi autodefinisco una praticona, non nell'accezione negativa ma letterale del termine, cioè metto in pratica, traduco nella pratica, attuo nelle prassi.
ci guidano la teoria e il pensiero, ovviamente, ma e siamo favoriti anche da un numero ridotto rispetto alle realtà quali gli istituti comprensivi statali. E siamo anche facilitati dal fatto di avere nido e scuola dell'infanzia, per cui l'ipotesi progettuale annuale o pluriennale viene continuamente bilanciata sull'ascolto, l'osservazione e le risposte di bambini e bambine, nonché dal loro contesto. Vedi impugnare e assumere il tempo Covid. E la scuola primaria si è fatta felicemente contaminare da questa metodologia, che è diventata il respiro di tutto il polo. Avevo alcune citazioni, ne faccio solo una perché mi sembra che bene dia la percezione di questo confine dei reciproci ruoli. Allora, la Silvia, mamma di John, 7 anni, scrive alle insegnanti: grazie per la pronta risposta, era un chiarimento sulle consegne. Non so come far capire a John le addizioni. Quando aggiunge 3, per esempio, a 5, magari dice 6, 7, 8, non si ferma a 8 perché non conta quanto aggiunge. Sulla linea lo capisce ma non fa il calcolo. Legge semplicemente il risultato come fosse una calcolatrice. Intanto stiamo facendo un po' di corsivo, ma tiene la matita male, non mette sotto il terzo dito, lo lascia sopra. È molto difficile farsi ascoltare in casa, con il fratellino che gioca o la TV accesa. Il papà per ora sta dai nonni per guarire un po' dalla tristezza e dalla rabbia che ha dentro, quindi la gestione è difficile. Vi mando la foto del corsivo. Un abbraccio, Silvia, mamma di John. Grazie mille. Abbiamo parlato quindi delle scuole, in questo caso della prima infanzia, dell'infanzia primaria. Passiamo la parola invece alle scuole di secondo grado. Faccio soltanto un avvicendamento rispetto agli interventi, quindi parla prima Chiara Giacometti, che rappresenta, ditemi se non faccio errori, il liceo Galileo Ferraris di Torino, corretto? Prego. Certo. Vi ringrazio, mi scuso, ma ho una persona che sta lavorando in casa, ha bisogno di questo luogo, insomma, bisogna che mi scolleghi. Ma niente, io sono stata molto, intanto saluto tutti e sono molto contenta di aver ascoltato le vostre esperienze, no? Che sono un continuo stimolo, e poi mi girano altre sollecitazioni, perciò cerco di attenermi alla relazione che era stata preparata per la mia scuola, per la fine dell'anno. Quest'anno è stato un anno molto particolare, da noi al Galfer è il terzo anno che c'è l'esperienza dei gruppi di narrazione. E noi eravamo partiti appunto a settembre programmando, avevamo programmato 6 incontri, il primo in realtà ha visto già inclusi i genitori nella programmazione dell'anno. Faccio anche notare che nella nostra scuola, pur avendo terminato il ciclo formativo, ci sono dei genitori che hanno figli che fanno l'università che hanno chiesto di continuare a far parte dei gruppi, e quindi questo lo ritengo qualifica di per sé l'esperienza del gruppo di narrazione. Vi dicevo, siamo partiti con appunto la programmazione degli incontri, abbiamo iniziato soprattutto perché ci sono sempre genitori nuovi, no? Quindi le qualità positive di mio figlio e di mia figlia, poi abbiamo ripreso un tema che era dell'anno scorso, vivere la diversità, relazioni a scuola nel gruppo dei pari, omologazione e così via, e poi pensare a noi, pensare a loro. Cito solo questi 3 titoli perché sono gli unici 3 incontri che abbiamo fatto in presente, poi è successo quello che è successo a tutti noi, questa esperienza condivisa ma vissuta in forme molto diverse, no? Allora vi volevo un po' raccontare che cosa è successo nella nostra scuola e anche delle esperienze che non erano state programmate che in realtà si sono poi realizzate. Ma la prima cosa, l'esperienza della quarantena ci ha sollecitati a scrivere. Noi abbiamo pensato, io mi sono confrontata con alcuni genitori dopo un mesetto, perché è stato all'inizio molto duro riorganizzare tutto, come credo sia successo poi in ogni realtà scolastica ed educativa. Dicevo, abbiamo pensato che a noi piaceva di più scrivere, piuttosto che fare l'incontro su Zoom, perché ci piaceva che qualcosa rimanesse e ci accompagnasse. Difatti sono venute fuori queste bellissime narrazioni che sono pubblicate poi sul sito della scuola, dove abbiamo vissuto, no, questo narrare, il tema era le relazioni al tempo del coronavirus, perché era inutile che mettessimo un altro tema quando tutti avevamo voglia comunque di condividere qualcosa sull'esperienza che stavamo attraversando, no? E un po' questo scrivere è stato come una specie di accompagnamento narrativo.
sono venute fuori appunto le relazioni in famiglia, le relazioni con gli insegnanti, le relazioni con i figli, no? E da lì è venuto fuori un po' il valore aggiunto di questa esperienza, nel senso che molti magari erano, ci sono stati anche dei vissuti molto diversi, qualcuno è stato toccato più o meno direttamente dall'esperienza del Covid, quindi c'era anche il peso di una, appunto, di una malattia, fortunatamente non ci sono stati lutti in questo contesto, no? Però ci sono stati vissuti molto diversi, dove c'erano persone che non avevano voglia di comunicare, di condividere, comprensibilissimo, e invece leggendo le narrazioni c'è stata anche una sorta di sollecitazione, no? Questo lavorare in positivo, che non è uno slogan, perché non mi piace se è uno slogan, ma è veramente credere che le cose si possano leggere in maniera diversa, no? Che ci possa essere un oltre, questo è veramente stato una grandissima risorsa, no? Io leggo alcune cose che sono venute fuori, no? Ci ha aiutato nell'affrontare una situazione difficile, complessa, disorientante, e ha fatto comprendere come le famiglie, nella loro variegata pluralità, a noi non piace mai parlare di famiglia, anche questo è un po' uno slogan, no? C'è una pluralità di famiglie, le famiglie, gli insegnanti, i ragazzi e le ragazze, siano preziosi e si rivelino riferimenti prioritari quando la posta in gioco è l'essenziale, cioè nel momento in cui viene fuori. Che cos'è? Qual è la priorità? La priorità è la vita, no? E la vita è la relazione, abbiamo capito noi da questa esperienza. La vita è le relazioni. Allora vengono fuori le risorse migliori. E soprattutto che appunto l'attività didattico-formativa vive essenzialmente di queste relazioni, senza le quali noi non riusciamo a costruire nessuna crescita e nessun apprendimento significativo. Mentre prima riportavate, no? C'erano gli interventi, riportavate delle esperienze, a me veniva in mente, cercavo di trarlo sulla mia scuola. La mia scuola è un liceo scientifico tradizionale, insomma, con un certo nome, no? Tra virgolette, e dove una didattica diversa, un'esperienza educativa diversa passa, ma fa anche fatica a passare. Negli incontri con molti colleghi il primo argomento era ma coppiano, noi mettiamo i filtri anti, non so dirvi anti cosa, anti-plagio, anti-copiatura, non lo so, eppure copiano lo stesso. Allora, veramente, se il nostro problema, pensavo a quello che ha detto Domenico Chiesa prima, no? L'affidarsi, non ripeto tutto quello che ha detto lui, no? Questi spunti ricchissimi, no? Cioè, se il problema è questo, allora dobbiamo veramente ripensare tutto. Allora, io voglio pensare che noi possiamo tenere tutto, insieme tutto quanto, nel senso che non sono io che faccio la paladina, io non cambio i miei colleghi. È un terreno che si sta costruendo. L'esperienza di pedagogia dei genitori fa molto, fa tanto, perché ha permesso a molti colleghi, per esempio, che erano un po' chiusi, no, nel loro recinto, prima si parlava di confini, no? I confini devono essere definiti, ma i confini buoni permettono anche di costruire ponti, come si diceva prima, no? Erano un po' chiusi entro i loro confini, ha permesso ad alcuni di ripensare alcune situazioni, alcune cose, anche dal punto di vista, devo dire, poi dell'approccio con i ragazzi, quindi della procedura. L'altra cosa che volevo aggiungere, adesso cerco di tagliare anch'io, vabbè, tra noi ovviamente rientra nelle pratiche di cittadinanza attiva, noi abbiamo sempre sottolineato questa valenza pubblica, che io dico politica, nel senso migliore del termine, e quanto, come mai come oggi, non c'è bisogno di una partecipazione di questo tipo, e credo che anche i genitori, i colleghi presenti l'abbiano colto. Noi quest'anno avevamo pensato un'integrazione al progetto perché i ragazzi dei genitori che partecipavano ai gruppi, sentendo come i genitori erano contenti, avevano detto ma dai prof, ma perché anche noi, no? E allora ci sentivamo quasi in colpa, no? E due anni fa, un po' per il zero, Augusta, ho provato a pensare a buttare giù una botta, no, di integrazione, e quest'anno abbiamo cercato di renderla attiva. Molto semplicemente, cosa abbiamo pensato di fare? Un percorso di educazione alla scelta, non però formalizzato come dalle varie agenzie, insomma, specializzate in questo, che lo fanno molto meglio di noi e danno un taglio completamente diverso, ma sull'esperienza. Che cosa comporta l'esperienza della scelta in generale? E avevo pensato l'avevo condiviso con una collega, poi lei non è riuscita a portare avanti questo lavoro, ma non importa, no? Io avevo 4 classi e l'ho programmata su 3 delle classi, perché appunto alle superiori c'è anche questa difficoltà di trovare il tempo, soprattutto durante l'orario pubblico. E avevo fatto un primo incontro con i ragazzi per far capire la metodologia e poi sono intervenuti 7 genitori, no? Divisi nelle varie classi. Non era per forza la classe dei loro figli, anzi, in alcuni casi è stato meglio così.
no? Abbiamo chiesto ai ragazzi se avevano piacere che intervenissero i genitori oppure no. Questi incontri sono andati benissimo, sono stati veramente belli perché erano fondati sulla narrazione di esperienze, no? E allora vi dico solo alcune cose, alcuni piccoli flash, no? Dopo ovviamente abbiamo invitato a scrivere, allora una mamma scrive, è stato un incontro bello, credo che quanto osservato quello studente che ha detto di essere stato contento dell'incontro perché aveva sentito raccontare degli errori degli adulti e lui a casa sua non aveva mai sentito raccontare di uno sbaglio, di un errore, quindi pensava, aveva un'immagine anche ostile nei confronti degli adulti, gli adulti non sbagliano mai, gli adulti non riconoscono mai i propri errori, niente, sapendo che si può anche sbagliare, e che le cose possono comunque sbagliando andare bene, ha trovato uno stimolo importante, no? E questa mamma diceva, credo che questo sia proprio l'essenza, il senso degli incontri e della metodologia che è stata utilizzata, no? Oppure per un altro genitore l'ascolto di ciascuno dei ragazzi ha dato qualcosa di interessante per rileggere la sua storia con qualche spunto nuovo, con qualche chiave di lettura che non aveva considerato. Una ragazza mi ha scritto che lei non aveva mai sentito dire niente dei suoi compagni, quindi quel discorso casa-scuola, no? Casa come ambiente di vita, quindi lei non conosceva niente, ha apprezzato tantissimo l'atmosfera, e poi che noi non avevamo mai chiesto di parlare di loro stessi, no? E quindi vedere che noi insegnanti, insomma, che io e gli altri genitori avevamo preso del tempo per ascoltarli, per domandarci loro chi sono, come si collocano rispetto al discorso della scelta, lei dice, io ho provato un profondo sentimento di gioia e di gratificazione, no? E direi che questi incontri devono essere assolutamente fatti. Allora, alla luce di questo, durante la quarantena, a un certo punto ho detto, non mi importa assolutamente, è già tanto che stiamo insieme, e questo è l'essenziale. Sempre tornando alla riflessione di prima, qual è la posta in gioco? Cos'è che conta davvero? Per me conta la relazione, il dialogo, anche la crescita loro dal punto di vista formativo, scolastico, ma prima di tutto questo, ho dedicato 4 incontri, uno per classe, anche nella classe dove non sapevano neanche cosa fosse, e sembrava una roba stratosferica, un incontro sulle relazioni al tempo del coronavirus, ed è stato bellissimo perché sono venute fuori delle cose splendide dai ragazzi. Uno, un bisogno enorme di dialogare, la parola tra che, dialogo vuol dire parola tra che si fa nell'incontro con l'altro, no? E che viene fuori. Allora, per esempio, 2 ragazze hanno raccontato che loro erano totalmente in crisi con la famiglia e che vivere l'esperienza del coronavirus le ha da una parte costrette, dall'altra parte le ha aiutate a rivalutare tutto e si sono commosse, no? Anche durante l'incontro, cosa che succede a volte nei gruppi di narrazione, anche se non è necessario. Però è stato veramente valorizzato questo aspetto, no? Allora, io concludo dicendo che poi durante la quarantena abbiamo poi pensato, dopo che vi ho detto le narrazioni degli adulti pubblicate sul sito della scuola, di incontrarci in presenza. Incontrarci in presenza anche se non è su Zoom, ovviamente, anche se non è la stessa cosa, anch'io non vedo l'ora di tornare a fare degli incontri in carne e ossa, nel senso che è molto diverso. Cioè, a me piace molto questo incontro qui, ma è un'altra cosa. Sono di quelle che premo, insomma, per cercare di trovare delle soluzioni. E quello che è venuto fuori è stato appunto l'importanza della partecipazione, dell'ascolto, del tener fermo, dell'essere punto di riferimento, no? Un punto, un po' di debolezza nella nostra scuola è che a questi incontri partecipano soprattutto insegnanti del triennio, perché io sono un insegnante del triennio, e quindi manca un po' l'approccio con le classi iniziali e dovremmo lavorarci, costruire un po'. Niente, io vi ringrazio per avermi lasciato questo spazio, spero di essere stata sintetica e vi auguro buon lavoro, ma vi devo lasciare. Grazie. Grazie mille Chiara Giacometti per la tua testimonianza. Adesso passo la parola invece a Enza Caldarella, che ci parla anche lei di un istituto superiore a Foggia e anche della rete della pedagogia di genitori presente a Foggia. Prego. Buongiorno a tutti e grazie per aver rivolto l'invito anche a me a partecipare a questo prestigioso seminario. E, io spero di essere sintetica e soprattutto
vi illustrerò un po' in sintesi appunto l'esperienza nuova che si sta vivendo nella realtà della nostra città, Foggia. Foggia quest'anno solare, a gennaio, è arrivata improvvisamente alle notizie di cronaca gli eventi tragici di appunto criminalità organizzata e episodi di mafia. Quindi il nostro territorio è un territorio che è in sofferenza e nel quale è evidente un bisogno educativo profondo e soprattutto una collaborazione interistituzionale perché si possa, come dire, tentare una svolta in queste situazioni così radicate e storiche nel nostro territorio e in generale nel territorio del Sud. Ma parto da questo per dire come appunto nel nostro territorio e la nostra scuola ha cominciato a interrogarsi sulla pedagogia di comunità e quindi sull'efficace dialogo educativo tra coloro che si occupano di educazione. La nostra riflessione è partita diversi anni fa, quando in una serie di convegni organizzati dall'associazione Alfa Beta di Foggia, che è un'associazione onlus che promuove appunto il benessere scolastico dei ragazzi e, dei bambini, ha messo insieme in una serie di convegni attori importanti e in primis il professor Zucchi, che abbiamo appunto ascoltato, e la professoressa Raffaele De Rosa. Questi incontri e questi convegni hanno spinto la nostra scuola. Io dirigo un liceo polivalente perché ha una serie di indirizzi, 1500 alunni circa, con il liceo delle scienze umane, il liceo economico-sociale, il liceo linguistico e il liceo musicale. Bene, il liceo delle scienze umane ha nel proprio DNA la formazione dei futuri docenti e quindi un lavoro pedagogico di riflessione sull'educativo importante. E allora ecco, l'incontro con il professor Zucchi e l'incontro con l'associazione Alfa Beta ha fatto scattare questo desiderio di riflettere sull'educativo e sul fare qualcosa, interrogarci su che cosa fare, se era possibile, ecco, un nuovo approccio, una nuova partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, in modo tale che quel patto formativo che si sottoscrive a inizio anno, patto di corresponsabilità, non fosse soltanto un documento formale, un documento richiesto dalla normativa, quindi una specie di adempimento svuotato di senso. Noi abbiamo tentato, ci siamo interrogati, appunto abbiamo tentato di dare senso a questo adempimento di patto di corresponsabilità. E allora, ecco, insieme a docenti di altre scuole e un po' a enti istituzionali che avevano partecipato e che avevano promosso le iniziative di Coeduca, abbiamo cercato di mettere su una rete che coinvolge, è nata quest'anno, nell'anno scolastico 19-20, una rete che coinvolge diverse scuole, coinvolge due istituti comprensivi, quindi scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, un circolo didattico nel quale c'è anche la scuola a indirizzo montessoriano, e l'istituto superiore, appunto il Poerio, con il liceo delle scienze umane. In questa rete si è formata la rete perché chiaramente i docenti appartenenti a questo gruppo avevano seguito la formazione insieme al professor Zucchi, perché avevamo inteso chiaramente che sperimentare la pedagogia dei genitori comportava
la messa in pratica di una sorta di protocollo scientifico, insomma non ci si poteva improvvisare a sperimentare la pedagogia dei genitori. Quindi molti docenti di queste scuole si sono formati e abbiamo messo su questa rete. Questa rete è stata patrocinata dall'ufficio provinciale, dall'ufficio scolastico provinciale, che appunto ha compreso l'importanza dell'attività di queste scuole sul territorio e appunto nella sfera educazionale. E non solo, ma la partecipazione coinvolgente e attiva dell'assessorato del comune di Foggia, l'assessorato alla pubblica istruzione. L'assessore, la dottoressa Lioia, ha voluto fortemente intervenire nella rete. In questo momento non fa parte della rete, l'ha patrocinata, ma è inviato alla formazione quasi tutte le docenti, alla formazione quindi sulla pedagogia dei genitori, quasi tutte le docenti delle scuole dell'infanzia comunale. Questo perché appunto nella consapevolezza che bisogna cominciare da subito, cioè bisogna cominciare il rapporto educativo profondo e sostanziale con la famiglia sin dai primi anni della vita del bambino, che viene appunto accompagnato a scuola e con i genitori si deve sostanziare questo patto formativo. E allora, ecco, abbiamo presentato, questa è la nostra esperienza, quindi nasce quest'anno, nell'anno scolastico della pandemia, abbiamo presentato al pubblico, alla cittadinanza, la nostra rete in un incontro che ha dato avvio all'esperienza poi successiva formativa che è stata messa in atto quest'anno, parte in presenza e parte anche a distanza. Il 12 febbraio abbiamo ospitato a Foggia il professor Zucchi e la dottoressa De Rosa, e questo incontro era aperto a genitori, a educatori, ad associazioni, alla cittadinanza. Abbiamo per giorni, ecco, le riviste, i giornali locali, le riviste online hanno parlato di questo evento nella nostra città, che veramente ha dato rilievo alla possibilità di trovare una nuova strategia educativa, una nuova modalità di approccio comunitario alla formazione dei bambini e dei ragazzi. E abbiamo quindi attivato, l'anno scorso avevamo attivato gruppi di narrazione, quest'anno i gruppi di narrazione sono continuati in modalità in presenza e a distanza, come anche la formazione. E il 4 maggio ci siamo incontrati sempre con il professor Zucchi in una videoconferenza, dove la rete ha fatto un po' il punto della situazione di quest'anno, ed è stato un momento molto molto emozionante, perché i docenti che hanno partecipato hanno raccontato le esperienze vissute nei gruppi di narrazione. Questo bisogno, come dicevano i precedenti relatori appunto prima di me, questo bisogno dei genitori in questo momento nel quale la scuola improvvisamente ha chiuso le porte, questo bisogno dei genitori di continuare a sentire il contatto con la scuola. Non hanno visto i genitori una ingerenza, il nostro ingresso con le videocamere nelle camerette, nelle cucine o nelle stanze di casa, non lo hanno visto come un'ingerenza, anzi lo hanno visto come un bisogno. E come diceva all'inizio di questo seminario il dottor Domenico Chiesa, è questa importanza che ha avuto questo momento particolare della nostra storia della scuola italiana. Questa storia della scuola italiana che si è curvata in una modalità completamente nuova e diversa da quella che ha avuto fino ad oggi, ma l'importanza di vedere le cose positive che sono venute fuori dalla didattica a distanza, l'importanza di riconoscere, oltre che accogliere, la persona nella specifica individualità, nella singolarità di ciascuno di noi. Effettivamente
entrando nelle case, abbiamo visto i nostri alunni, i nostri studenti, li abbiamo viste più come persone. In classe si confondevano nel gruppo, nella massa. Abbiamo avviato un rapporto nuovo di riconoscimento, questo rapporto che speriamo davvero possa proseguire con il rientro a scuola a settembre nelle modalità che stiamo cercando tutti quanti di organizzare per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza. Per fare ancora sintesi e andare alla conclusione di questo mio intervento, abbiamo continuato quindi le nostre attività anche a distanza e abbiamo cercato di curvare con l'attenzione anche delle associazioni che sono intervenute nella nostra rete, di curvare questa presentazione degli alunni alla scuola nell'ambito dei ragazzi diversamente abili. E allora i primi gruppi di lavoro che si sono fatti nei primi di questo mese di giugno, che erano i gruppi di lavoro di presentazione all'interno del GLH dei docenti delle scuole secondarie di primo grado alla scuola superiore dei ragazzi diversamente abili, in questi incontri di GLH la nostra scuola, in collaborazione con la ASL, ha presentato alle famiglie questa possibilità, la possibilità di accompagnare il proprio figlio, la propria figliuola, con una narrazione che dà valore aggiunto e che si unisce al profilo dinamico funzionale, che fa scoprire quindi alla scuola tutte le potenzialità dell'allievo e quindi la valorizzazione della persona, in stretta collaborazione quindi con le associazioni, dicevo, con la ASL, e i genitori hanno apprezzato tantissimo questa iniziativa. Nel corso del tempo il liceo Poerio ha visto, anche grazie alla sperimentazione della metodologia pedagogia dei genitori, anche un incremento nelle iscrizioni dei ragazzi diversamente abili. Quindi vuol dire che sul territorio, nonostante questa rete sia nata da poco e sta lavorando da poco, ecco, sul territorio le agenzie educative e altre, le famiglie, stanno riconoscendo il valore aggiunto che diamo, insomma, cercando di mettere in atto tutte le nostre risorse per trovare una strategia positiva e un nuovo patto di corresponsabilità che serva a formare futuri cittadini. Questa è la nostra esperienza. A termine di questo anno scolastico cercheremo di raccogliere tutte le narrazioni e sperimenteremo anche una pubblicazione, perché sappiamo che appunto le narrazioni dei genitori hanno un grande valore sociale e accompagnano e accompagneranno le nostre azioni. Ci auguriamo anche che questa rete, la nostra rete, possa ingrandirsi, aumentare nella partecipazione, accogliere altre scuole, e ci auguriamo di continuare veramente a far parte di questa rete nazionale, entrando veramente in maniera sostanziale anche nelle attività che si svolgono all'interno della rete nazionale. Bene, io vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto per l'opportunità che ho avuto nel raccontare la nostra piccola esperienza. Grazie mille. Nel passare la parola all'Istituto Comprensivo ASTI 3, voglio fare solo una brevissima riflessione, forse dettata anche dal mio essere in questo periodo della mia vita proprio al confine del passaggio tra il ruolo di docente e quella di dirigente. Mi fa piacere, e ho visto anche in chat alcune osservazioni in merito, vedere così tante dirigenti che parlano della pedagogia, perché chi è con noi da diversi anni sa che nel passato erano più gli insegnanti a parlare della pedagogia, perché
la praticavano, praticavano i gruppi di narrazione. Il fatto che adesso si moltiplichi anche in questi incontri la presenza di dirigenti scolastici è un segno di una visione prospettica, di un riconoscimento dell'importanza della metodologia in una prospettiva più ampia, e questo io lo interpreto come un gran bel segno di una progressione positiva. Per l'Istituto Comprensivo ASTI 3 io segnalo tre nominativi, poi sapete voi chi parlerà, però Isabella Sorgon come referente della pedagogia dei genitori, Roberta Gili in rappresentanza della scuola dell'infanzia e Alessandra Marello, diciamo, come presentazione complessiva. Cedo la parola. Grazie. Sono Isabella Sorgon, buon sabato mattina a tutti. Ringrazio, cercheremo di essere brevi perché il tempo è prezioso, sono state dette già tantissime cose molto belle, molto importanti. L'Istituto Comprensivo 3 di ASTI partecipa a questo percorso da sempre, da subito. Siamo, mi sembra, al sesto, settimo anno di collaborazione con Rizzero Zucchi, con Augusta Moletto, con tutti gli amici della rete della pedagogia dei genitori, e quindi siamo proprio felici di ritrovarci stamattina. Racconteremo in breve le cose che abbiamo fatto, soprattutto quello che hanno regalato a noi i bimbi, i nostri ragazzi, i nostri genitori in questo anno un po' particolare. Ci tengo a dire che il nostro gruppo è un gruppo un po' autogestito, perché noi siamo in reggenza, diciamo, a spizzichi e bocconi da una serie di anni, quindi è molto bello e confortante vedere che ci sono dirigenti dello spessore, della sensibilità come quelli che abbiamo ascoltato fin qui, e quindi davvero grazie di questo scambio. L'Istituto Comprensivo IC3 si compone di più di 1000 studenti, è una situazione socioculturale non fantastica, quindi molte difficoltà, molte fatiche, ma anche molto molto entusiasmo. E le due presentazioni che vedrete sono proprio il frutto un po' di questo amore pedagogico che i 15 docenti del gruppo di lavoro della pedagogia dei genitori hanno potuto portare nelle proprie classi. Ci tengo tanto a ringraziare tutte le colleghe del gruppo, perché noi facciamo formazione da sole con la supervisione di Rizzero Augusta, facciamo il lavoro con grande, grande solidarietà tra di noi, con grande condivisione, quindi sposiamo appieno le parole di Domenico Chiesa, che veramente ci ha emozionate. E io le ringrazio proprio perché la pedagogia dei genitori si è fatta punto di riferimento fondamentale, e in questa didattica a distanza, laddove la pedagogia dei genitori funzionava, anche la didattica a distanza ha funzionato. Questo per dire che è una chiave in più. Per poter entrare proprio nella relazione viva, umana, con le famiglie e con i nostri bambini. Le due cose non si possono mai escludere, noi prendiamo il pacchetto completo, e questo è molto importante riconoscerlo e valorizzarlo. Per chiudere, usando proprio questa parola, che dare valore vuol proprio dire considerare preziosi gli elementi di questa relazione. Lascio la parola a Roberta Gili, che è un'insegnante di scuola infanzia e che lavora in una scuola particolare. Io vi saluto qui perché poi si susseguiranno gli interventi senza poi una chiusura formale, quindi approfitto ufficialmente per portare i saluti anche della nostra vicaria, della nostra dirigente reggente, che comunque entrambe hanno sempre lasciato procedere il nostro lavoro, e chiaramente non con la presenza appassionata che abbiamo potuto vedere nei dirigenti che hanno parlato prima di noi, insomma. Quindi lascio la parola a Roberta e speriamo che le presentazioni funzionino e soprattutto che ci sia la possibilità di nuovi incontri come questo, perché davvero ci incoraggiano a continuare. Grazie dell'attenzione. Buongiorno a tutte, io sono Roberta Gili, insegno nella scuola dell'infanzia di ASTI, e con le mie colleghe Martina Francia e Erante Serafina volevamo raccontarvi la nostra esperienza. Da qualche anno seguiamo la metodologia della pedagogia dei genitori con i gruppi di narrazione e con le schede di passaggio con la scuola primaria. Questo anno, per ovvi motivi, con la didattica a distanza abbiamo potuto solo fare la scheda di passaggio. E però
questo ci ha fatto piacere vedere la partecipazione e l'interesse e l'entusiasmo dei genitori che, nonostante la didattica a distanza, hanno comunque continuato a partecipare a queste schede. Questo lavoro è molto utile sia per, ma anche per noi insegnanti, per vedere anche così, no, come, come si presentano i bambini e come le mamme presentano i loro bambini. Con questo video vi presentiamo i nostri lavori. Vai Alessandra. Speriamo che partano. Spero che si senta anche il sonoro, perché io non lo sento. No, confermo che il sonoro non si sente. Pazienza. Forse la maestra Ale dovrebbe attivare il microfono. Beh, comunque vedo che si vedono le frasi, i lavori fatti dai bambini, e questo sono contenta, perché si vede il lavoro fatto con i genitori. Come potete vedere, questi sono tutti i lavori che noi abbiamo preparato e abbiamo mandato ai genitori, e loro ci hanno rimandato indietro i lavori fatti dai bambini insieme alle mamme. E questo è sicuramente un lavoro che noi presenteremo poi anche agli insegnanti della primaria, come anche passaggio per il primo anno. Come potete notare, i nostri genitori sono stati molto sintetici, però sono stati molto significativi per presentare i loro figli.
questo è un lavoro che hanno fatto tutti i bambini di 5 anni e hanno potuto fare questo lavoro anche con le difficoltà di stampare, non stampare, quindi le difficoltà della didattica a distanza, che non è stato facile. Mi dispiace che non si è sentito il sonoro, perché era molto carino, però come sempre la didattica a distanza può anche creare questi problemi. Quindi direi che con questa conclusione posso passare la parola alle colleghe della primaria, che forse sono più fortunate con i video. Buongiorno a tutti e speriamo di rivederci presto. Chiedo scusa per l'audio, ma ho avuto un problema di connessione, l'audio era grosso e non è partito, quindi chiedo scusa, era molto carino, ma abbiamo inviato tutto a Daniela, quindi dovreste poi avere pubblicata la versione deluxe. Sono Alessandra Marello, rubo 2 minuti solo per raccontarvi che cosa vedrete tra poco, nella speranza che tutto funzioni. Abbiamo raccolto un po' del materiale che ci è arrivato in questi mesi di didattica a distanza attraverso l'indossare l'abito della metodologia pedagogia dei genitori, perché abbiamo usato come slogan la frase di una conversazione con Rizziero, perché davvero dove il cuore della pedagogia dei genitori batte anche la didattica a distanza funziona. E abbiamo potuto raccogliere una minima parte del materiale che abbiamo, perché davvero davvero ne è arrivato tanto, ma ci siamo impegnate a preparare qualcosa di più corposo per i prossimi incontri. Per ora vedrete un estratto e lascerei proprio parlare le slide, così non rubo altro tempo, sperando che qui l'audio funzioni. Grazie mille. Allora, mi dicono che non si sente, e avevamo previsto, ma non può andare tutto liscio d'altronde, quindi avevamo previsto che voi ascoltaste la lettura di alcune narrazioni dei genitori mentre scorrevano le immagini dei lavori dei bambini e le narrazioni che abbiamo. Io adesso provo a vedere se riesco comunque a sostituirmi alla voce narrante mentre scorrono. Purtroppo non le ho. Vediamo se riusciamo a farvi sentire. Facciamo una cosa. Insegneranno il tuo sogno, ti insegnerai a vivere e non vivranno la tua vita, ma in ogni volo, in ogni sogno, in ogni vita rimarrai per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Madre Teresa di Calcutta, da parte della mamma di Riccardo. Questo era un contributo. Ora tentiamo di farne partire un altro, spero che si sia sentito, fatemi un cenno. E questa invece è una narrazione di una mamma. Racconto di una mamma nella didattica a distanza. E sono Mary, la mamma di Riccardo. Di fronte a faticosissime giornate trascorse a dover gestire
tutti e tre i miei bambini, Riccardo, Federico e la piccola Sofia appena nata, a volte sono stata tante volte presa dallo scoraggiamento. Alcuni giorni non saprei come fatto se con lui era meglio lasciar stare e continuare a insistere, perché tanto se se ne accoglie, mi dicevo, e alla fine scegliamo sempre la seconda opzione. E allora Ricci, un po' rassegnato, mi diceva: lo so, mamma, che le fai per il mio bene, che quando sarò grande ti ringrazierò, ma adesso non lo voglio. Anche se tutte le mattine mi ripetevo che aveva ragione di lamentarsi, forse non sono stata capace di accogliere fino in fondo le sue difficoltà. E comunque questa didattica a distanza ha risvegliato quell'anima studente che è in me e la volontà di che lui, il mio bambino, provasse le stesse emozioni, la stessa passione per lo studio che provavo io. Mi ritrovavo di fronte a quel famoso tentativo di proiettare sui figli le proprie ambizioni ed aspirazioni, che seppur naturale, rimane poco rispettoso della loro unicità e individualità. Questo periodo di studio trascorso fianco a Riccardo mi ha dato la possibilità di viverlo ancora di più, di amarlo ancora di più, così come allegro e burlone, ma anche polemico e storico. Concludo con le parole della poesia di Madre Teresa di Calcutta. Ecco qua. Gli abbiamo messo addirittura i tentativi che una maestra ha fatto traducendo in arabo la richiesta di contatto per i propri genitori e quindi alcuni pensieri dei genitori, ma ce ne sono arrivati davvero tantissimo. Uno che mi ha colpito particolarmente è stato un genitore che diceva che ha sentito come un privilegio far parte di questa didattica a distanza, perché si è sentita un po' maestra anche lei, ecco, quindi abbiamo raccolto tutto quello che il poco tempo ci permetteva di farvi vedere. E questo racconto di Lorenzo a me particolarmente colpisce, perché diceva la sua mamma che è arrivato a casa con una piantina. Noi avevamo appena fatto in DAD una lezione sui semi, avevamo seminato, avevamo fatto filmati, raccolto foto, e lui è arrivato dicendo: hai visto, mamma, c'è una cosa che io sto studiando a scuola. Ecco, questa cosa del visto, mamma, c'è una cosa che io sto studiando a scuola, ci aveva molto colpito. Vi ringrazio, non porto via altro tempo, perdonate i problemi tecnici, ma è già andata meglio del previsto. Ancora grazie. Grazie mille per la vostra testimonianza. E adesso cedo la parola all'ultimo dei nostri interventi relativo alle esperienze della rete regionale, l'Istituto Superiore Galileo Ferraris di Settimo Torinese. Credo che la nostra relatrice sia Patrizia Scovola, se non sbaglio. Prego. Patrizia, sì. Buongiorno a tutti. Intanto vi ringraziamo, io e la mia collega Monica Riparti, che anche lei è presente a questo webinar. Vi ringraziamo per l'invito, perché siamo gli ultimi arrivati, abbiamo una piccolissima esperienza, ma la condividiamo volentieri. Noi siamo insegnanti presso l'Istituto Tecnico e Professionale Galileo Ferraris di Settimo Torinese, che è una cittadina alla periferia di Torino con un'utenza non facile. Parecchi ragazzi arrivano da paesi limitrofi, le condizioni economiche sono spesso difficili, ma da sempre come istituto abbiamo cercato di offrire possibilità culturali, professionali e abbiamo cercato anche di stabilire un ponte tra scuola e famiglia. L'idea di iniziare un gruppo di narrazione è nata, direi, a giugno dell'anno scorso, dopo aver seguito due incontri di formazione con Rizziero, Zucchi e Augusta Moletto. Abbiamo proposto incontri di narrazione ai genitori delle classi prime, ma in realtà non c'è stata una grande adesione. E quindi durante i consigli di classe di ottobre abbiamo fatto questa proposta ai genitori di una classe seconda che in quel momento stava vivendo un momento difficile per l'inserimento di alcuni ragazzi problematici. Forse la necessità di confrontarsi, di incontrarsi, di trovare soluzioni ha fatto in modo che una dozzina di loro aderisse al progetto. E così siamo partiti l'11 gennaio, abbiamo fatto il primo incontro. Il secondo incontro, in presenza ovviamente, il secondo incontro sarebbe stato a marzo, però peccato che a fine febbraio le scuole siano rimaste chiuse.
L'idea però di continuare era piaciuta ai genitori perché in quell'occasione, in quel primo incontro, si erano emozionati, avevano capito che sarebbe stata un'esperienza positiva. E così, dopo un primo momento di disorientamento che ho sentito ha toccato un po' tutti, e dopo aver preso un po' di confidenza con i mezzi, gli strumenti vari di videochiamata, abbiamo pensato di ricontattare questi genitori attraverso il rappresentante di classe. Ci sembrava importante non perdere quel rapporto che era nato, anche se con pochi di loro, ma era importante. E così, con un po' di sorpresa, tutti i genitori del primo incontro si sono ripresentati via Meet, che intanto con l'account dei loro figli, che intanto avevano imparato a usare, e ha partecipato, oltre ai genitori e noi docenti, anche la dirigente scolastica. E sono contenta, ho letto in chat che è importante che i dirigenti scolastici sottolineino l'importanza della pedagogia ai genitori, e in effetti la nostra dirigente l'ha sposata subito, e anzi si è messa in gioco a raccontare anche lei in prima persona le sue esperienze. Questo è stato molto bello. Il tema un po' coraggioso di questo incontro via Meet è stato aspetti positivi del lockdown, e uno degli aspetti positivi che i genitori hanno raccontato degli aspetti positivi, ma una delle cose più belle è stata che hanno iniziato a scrivere le narrazioni e a inviarle. E soprattutto i genitori hanno ringraziato moltissimo di non essere stati lasciati da soli alle prese, appunto, con le varie cose di cui avete già tutti parlato. E il 18 maggio si è svolto un secondo incontro, sempre via Meet, e il tema è stato quello delle regole date e ricevute. Anche questa volta i genitori hanno inviato i loro racconti. E alla fine del mese di maggio, in accordo con la dirigente, abbiamo chiesto al docente che si occupa un po' dell'ufficio stampa della scuola di aprire sulla pagina Facebook dell'istituto uno spazio dedicato alla metodologia pedagogia dei genitori e per pubblicare i racconti che abbiamo ricevuto. Adesso siamo arrivati alla quarta pubblicazione. Abbiamo ricevuto 5-6 racconti, ne abbiamo pubblicati 4, ma la cosa sorprendente è questa, che il collega mi ha detto che il primo racconto ha avuto 607 visualizzazioni, il secondo ne ha avute 173, il terzo 270 e il quarto 450. Allora, in totale sono 1500 persone che hanno letto i nostri racconti. Direi che questo è un altro aspetto positivo di questa quarantena, perché mai ci saremmo sognati di raggiungere 1500 persone con un gruppetto di 12 genitori. Ora veramente speriamo di poter riprendere gli incontri a settembre in presenza, ma ci sembra comunque di aver vissuto una bellissima esperienza. Grazie per l'attenzione. Grazie mille. Io dico solo due parole perché poi vorrei lasciare la parola a Rizziero o ad Augusta, chi dei due vuole intervenire. Tiro le somme molto velocemente. Intanto vi ringrazio per l'opportunità, era la prima volta che mi accadesse di coordinare un intervento, di tra l'altro qualcosa a cui io tengo moltissimo, e per me che sono in questa fase particolare è stato un inizio, il primo seminario di pedagogia è stato quello nel quale io sono stata chiamata a leggere nell'auditorium della Scuola Rosselli nel primo anno in cui avevo come sede definitiva questa scuola meravigliosa, e questa è un'ideale chiusura di un percorso di vita e inizio di un prossimo. Volevo solo dire due cose. Abbiamo parlato di accogliersi, di riconoscersi e di fare spazio. Il lockdown ci ha fatto fare spazio. In tanti, anche nelle testimonianze dei genitori, si è parlato di un tempo dilatato, tutti lo abbiamo vissuto. E allo stesso modo, in quel tempo dilatato,
abbiamo secondo me sperimentato che questa esperienza di didattica a distanza e di situazione emotiva è stato un setaccio, nel senso che ci ha fatto vedere ciò che funziona e ciò che non funziona. Lo hanno detto i nostri relatori e lo abbiamo sperimentato tutti noi. Cosa ha funzionato? Ha funzionato la relazione. Domenico Chiesa ha detto funzionava, e anche voi lo avete detto nelle testimonianze. La didattica a distanza ha funzionato laddove la relazione c'era, l'avevamo già costruita. L'alleanza, quella che abbiamo sempre cercato con la pedagogia, tra la famiglia e gli insegnanti. Eravamo nelle case gli uni degli altri. L'alleanza l'abbiamo potuta costruire con un'accelerazione incredibile. C'è stata una reciproca conoscenza dei ruoli, dei contesti e delle professionalità, e non uso la parola a caso, professionalità genitoriale e di docenti, alla pari, sullo stesso piano, nel rispetto dei reciproci ruoli, quello che noi stiamo cercando con dedizione da tanto tempo. Credo che questo periodo debba essere rivissuto, rielaborato da noi come una presa di coscienza dei reciproci ruoli e della valorizzazione, come diceva Domenico Chiesa. Valorizziamoci. Io parlo da mamma e parlo da docente, con responsabilità autentica da entrambe le parti, riconoscimento reciproco dei ruoli e dunque, come sempre, creazione di un'autentica comunità educativa. E passo la parola a Rizziera. Bene, spero che mi sentiate. Una delle cose più belle è sentire a un certo momento la forza. Quello che io porto da questo seminario è la spinta verso il futuro. E assieme ad Augusta l'abbiamo scritto a tutti, ci sentiamo più forti perché abbiamo sentito delle testimonianze convinte. Ci sentiamo più solidali perché abbiamo visto una serie di esperienze dirette che portavano al collegamento e al fatto che una persona non può essere un'isola. E ci hanno sentiti anche, in fondo, più solidali, più coinvolti. Credo che sia proprio un bilancio per un rilancio. L'appuntamento è proprio a settembre-ottobre. E ringrazio moltissimo tutti quelli che sono intervenuti. Ma ringrazio in particolare, in fondo, Domenico Chiesa, perché ci ha aperto verso il futuro, perché credo che il prossimo incontro dovrà essere proprio questo di valorizzarsi. L'abbiamo fatto ascoltandoci, l'abbiamo fatto ascoltando delle esperienze bellissime, ampliando la nostra geografia di biologia dei genitori, ma l'abbiamo fatto sentendo proprio la voglia di collegarsi, la voglia di fare scuola in concreto. Quindi grazie a tutti. Io ripeto una cosa che avrò detto 10.000 volte, mi è successo come succede ai genitori quando sono alla fine dell'anno e vedono lo spettacolo di fine anno, guardano i loro figli sul proscenio e dicono: ma come sono bravi. Beh, è quello che ho pensato ascoltando tutti voi. Grazie. Grazie mille a tutti per essere intervenuti. Proseguiamo, raccogliamo testimonianze, stringiamo sempre di più la nostra rete e allarghiamoci a nuovi orizzonti e coinvolgiamo sempre più scuole. Augusta, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, un saluto a tutti, buon lavoro e buon estate, grazie. Grazie a tutti per aver partecipato. Buon estate.